Tutto a posto, sentite, si è messi a lui, che bello. Allora, dici un po', Mike King, dove ti trovi? Allora, al momento siamo a Coralecco, siamo nella. Adesso non so se posso farvi vedere anche l'altra cam. Vediamo se si. No, così sparisco Dai, io. flex la Vediamo. tecnologia, sei il mio inviato speciale, ti ho dato un sacco di strumentazione Beh, ma come apposta. fa a girare la camera? A camera 2, qua, facing front, vediamo un po'. Ok, è un po' complicato, però si può fare. Vedi che Senta, questo è, diciamo, ma è il nostro. Questo è dove ci troviamo? È la fine, diciamo, del pueblo antico della città di Coralecco. Quest'ultimo pezzo, fino lì dove c'è quella specie di capannone, era proprio il pezzo più antico della città. il Da questa parte. copannone. Da questa parte arriviamo al mare e di qua invece andiamo alla scorgetta della città. Questo è l'ultimo pezzettino Senta, ma lei mi sente, vero? Sì, signor Mikey. Signor Mikey. Ecco, volevo sapere, le Canarie sono tante milioni di milioni, ma tu in quale isola ti trovi? Fuerteventura al momento A siamo. Come Fuerteventura, a si sente anche da Fuerte. dentro, immagino, non so se si sente il vento al microfono. Devo Comunque, dire non particolarmente. ok, Non particolarmente. la mia idea era quella di fare una sorta di point of view, di mettere magari il supporto sul petto e mettere la cassa Bluetooth, in modo che tu la tua voce esce e il microfono, così la tua voce esce dalla cassa e io sono un po' il tuo cyborg, le tue gambe Sì, viventi qua. ci Allora, siamo. io rimetto la telecamera su di me. Un momento, Va benissimo, c'è da fare Mikey. questa operazione qua che non è proprio semplice. Io mi fido della Eccola. chat per quanto riguarda tutto il riscontro degli audio, della voce, dei volumi, quindi ragazzi, siamo nelle vostre mani. E assolutamente sì, bella idea quella della cassa attiva, quindi loro sentono la mia voce. Io sono esatto, porterei in giro la tua voce che adesso esce dal telefono, dovrebbe uscire dalla cassa un po' più forte, quindi Devo parlare le persone. Beh, insomma. no, magari inglese, se, non so, magari fai una ragazza inglese, parlerai appunto inglese. Come no? O un Sfoggiamo ragazzo le inglese, capacità. Ma che tu figa! Benvenuti, benvenuti. te la cavi con le lingue, sì. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi, ciao Ok. Simone, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti tutti. Dicevo, tu sei il maestro, presentati un attimo per chi magari non ti conosce. Allora, esatto, allora, diciamo che io non volendo morire vergine, ho deciso di darmi da Certo, fare per cercare di migliorare le mie capacità e i miei, diciamo, compadre, rapporti sociali con le certo. altre persone e specialmente con le ragazze, migliorando, diciamo, un po' sotto più aspetti, ho, diciamo, migliorato quello che è il mio game, che viene definito in gergo tecnico game. Aspetta, mi siedo qua Sì, che poi ti sull'aiuola. vede il fiaton e si accomodi, si accomodi. Il game, il gioco dell'amore, Viene e quello. definito. Dunque, aspetta, Pazzesco, vediamo che anche meraviglia. un selfie stick, niente male. Tac. Tecnologia, l'inviato spettrale, Ragazzi, hai ragazzi. mangiato sti fagiolazzi oggi? Allora, Porca partenza. miseria, Ok, porca iniziamo, vacca. siamo tutti. Dica, va, scusi, faccio circolare un po' d'aria perché non si capisce un portannata. Oh, è andato. Ciao, Dio queer. Mi metto un po' al sole, vado su un'altra panchina che almeno mi Zio, vedete ti prego, mi illuminato. aiuti a sistemare questa cosa che hanno smesso di funzionare i comandi su Stream Elements? È la voce Alerts. Non so se hai idea come si fa. Comunque, se vai su Alerts e poi su il CIR, sotto in fondo c'è scritto TTS, ha smesso di funzionare. Si sente più parlare. Non parlano più le persone! Ok. Come hanno smesso di parlare? Ma insomma. Gli hackers, gli haters, gli hackers haters, sono stati loro. Allora, Faccio un'altra comunque. emulazione, colpa di Aurelia. Quindi niente, tu hai imparato a sedurre? Diciamo che è successo così, ho letto qualche Niente. materiale didattico di, diciamo, seduttori famosi e poi ho deciso di metterlo in pratica. Come si tratta di metterlo in pratica? Si tratta di mettersi in gioco, quindi uscire, porsi in un contesto sociale dove incontrare persone e poi
provare a relazionarsi con esse, con queste persone, sia che si tratti di una ragazza da sola, ottimo, sia che si tratti di una ragazza e un gruppo di amiche, o un gruppo misto con uomini e donne, nel senso che comunque magari... Quindi tu non ti imbarazzi nel fare ciò, ormai sei un esperto, diciamo. Ma in realtà adesso diciamo sono un po' un ferro vecchio arrugginito, però sparo ogni tanto una qualche cartuccia buona, la sparo. Dai, vai, allora è questo che faremo, infatti. Vedremo come nel pratico, perché noi facemmo già una live teorica, ma oggi vogliamo vederlo questo risotto al limone, signor Miking, questa fetta di prosciutto goliardica, e lo vogliamo vedere. Vediamo. Quello che faremo oggi sarà appunto una cosa che viene definita in gergo tecnico sempre street game, ovvero un gioco in città. Noi passeggeremo quello che sono le vie principali. Il fatto che, se guardiamo come efficienza della seduzione, uno sta usando il suo tempo libero per cercare di rimorchiare, quindi su questo io potrei portarmi dei dubbi su perché uno dovrebbe fare questo, ma tolto che questa domanda non ci dobbiamo rispondere noi oggi domani, ci buttiamo in quello che è appunto uno street game. Ottimo, ragazzi, pronti con lo street game? Comunque parte avvantaggiato per via della camicia, credo, quindi hai barato. Questo è quello che vediamo, un altro oggetto di scena, che è questo qua di per sé è il kimono del pilastro dell'acqua, da Demon Slayer, che ha un oggetto che ha una funzione, è un oggetto nerd, quindi poche persone possono riconoscerlo o identificarsi, ma l'oggetto, la sua funzione principale è quella di tecnica del pavone, ovvero ci mette in uno stato di colore... che attrae, no, tu scherzi, il pavone fa proprio la ruota. Come no, noi siamo i pavons, ce lo viene a spiegare a noi cosa fanno i pavoni. Tiè, beccati sta pavone, tiè. Aspetta, siamo fornitissimi di pavonerie qui, eccoci qua, guarda qui, ho aperto la ruota del pavone. Come fa, che verso fa il pavone? Dici che è il verso o è la ruota? La ruota? La ruota che fa o anche il verso. Comunque penso che sia tutta una sinonologia della comunicazione, diciamo, e secondo la quale comunque noi cerchiamo di metterci in mostra, di tirare fuori le nostre qualità più alfa e via dicendo. Allora io farei subito, Debbie, la prova. Vai. Se mi sentite con l'altro microfono, quello che mi metterò al collo, che è valido anche per fare l'intervista. Ok, l'amici del fantacalcio, quindi fai un secondo, sono pronti con gli appunti? Ciao Fabrizio, oi dalla Svizzera, sarai il mio prossimo inviato speciale, vuoi essere il mio inviato speciale svizzero? Bene, bene, benvenuti, questo? Musica forse alta, oh grazie, ditemelo, perfetto. Dunque, mentre il nostro inviato speciale si microfona, veramente vorrei, aiutatemi voi per favore a chiedere a zio, comunicandoglielo voi perché magari non mi sento in questo momento, se può vedere se riesce a sistemare questa situazione del TTS, perché nel momento in cui ho provato a cambiare la lingua, ha smesso di avere una lingua, quindi è un problema questo, perché ovviamente ci serve anche per dare colore a questa pavoneggiata di live. Oh, raga, Miking adesso andrà in concreto... Ok, esatto, Sdiano, quindi ve lo chiedo per favore. In realtà faremo, non saranno solo miei gli approcci, ci sarà anche, penso, un approccio tuo. Io farò in modo, portandoti il telefono, di dare la possibilità di conoscere qualcuno anche a te. No, ma io faccio cagare in queste cose, non sono proprio capace. Fammi prova, insegnami, va. Ecco, bravo, vai, inizi tu. Ciao, Rotta. No, nel senso, bisognerà che decidiamo un obiettivo. Intanto, l'obiettivo quale sarà? Sarà quello di concludere qualche il numero Instagram privato. Quindi il nostro obiettivo come produttori è comunque, essendo noi in una situazione diciamo di mare e montagna, cioè quindi vacanza, dobbiamo avere comunque un target, non è che possiamo uscire sedurre, difficilmente riusciamo ad apportare la nostra preda a casa. Quindi ma che preda a casa? Ma che preda a casa? E no, va bene, allora, Instagram. Però per dirti, qual è lo scopo comunque di tutto ciò? No, penso sia quagliardico, divertentissimo. Ovviamente sì, se la persona ci dà segnale di non voler essere disturbata, noi non la disturberemo. No, ovviamente non insistiamo, però comunque l'idea quella che noi, il nostro obiettivo è quello di avere un contatto per poi uscirci privatamente. Quindi il nostro obiettivo sarà riuscire a conoscere persone
e scambiare il contatto, diciamo, Instagram. Va bene, poi fai sapere se la cosa è progredita, la conoscenza è andata avanti. Ragazzi, no, mi dispiace tantissimo, non funziona il TTS. Zio, dimmi se ci stai dando un'occhiata o devo pensare che è wasted questa cosa. Grazie per i bits, di cuore, grazie di cuore. Ma mi fate avere un feedback, per favore. Eccoci, grande. Allora, grazie, posso, non sapevo, grazie, perfetto. Eccoci qua, perfetto. Ti vedo un po'. Comunque, davvero incredibile, ragazzi. Il cellulare prende meglio. No, non è incredibile. Prende meglio a Fuerteventura che a Porto Venere, che stava. Signor Miking, la vedo un pochino. Ah, arrivo, stiamo connettendo la cassa di Wish con il Bluetooth. Ci sta mettendo un po'. Per darvi questa effettivamente sensazione, così vi metto sul petto e camminiamo, se tutto funziona, se no andiamo avanti. Ok, prova a parlare. Andiamo avanti così, mi ci metto anch'io. Ciao Teo, benvenuto, tutto a posto. È il botte. Eschi e rientri, signor Miking, eschi e rientri. Eccoci qui, oh, ecco, bene. Sono tornato, bene. Però non va l'audio, nonostante sono connesso, il Bluetooth e la cassa. Non funziona, tu continui a uscirmi da lì. Ah, non so che dirti. L'hai acceso? Niente, allora, facciamo così, lasciamo perdere tutto. Tutto, basta, fine della live, arrivederla. No, lasciamo perdere. No, dai, la voce sarà la tua, fidati. Andiamo semplici. Andiamo semplici, noi ti suggeriremo il contesto per complicare un po' le cose. Esatto. Ma andiamo per gradi, no? Tu inizia spontaneamente. Poi ti suggeriremo, adesso tira in ballo i suoi capelli, adesso tira in ballo il tuo intimo, Ciacilli, queste cose qua, insomma, per complicare un po' la situazione, perché tu sei troppo bravo, allora vogliamo un pochino... Ci sono anche delle frasi da chiappo che la gente vuole che proviamo, possiamo provare anche le frasi da chiappo su misura. Cioè, nel senso, ci fai vedere le varie tecniche che tu hai imparato, perché vogliamo impararle anche noi. Allora, le tecniche anche qui, ragazzi, è stata una roba come, nel senso, è un po' come il Kung Fu. Diciamo, nel senso che ci si fa tante volte pratica a vuoto, per poi essere quella volta che sei al momento di combattere, dare il colpo vincente e fare tac tac capo in senso pratico. Quindi non è la tecnica, è una cosa che noi facciamo e ripetiamo per prendere confidenza con noi stessi, con la comunicazione con gli sconosciuti, ma alla fine quando noi diciamo ci buttiamo, abbiamo fiducia di noi stessi e iniziamo una comunicazione, poi si generano anche dei sentimenti con l'altra persona e quindi questa cosa simpatia, prende un'altra piega, cose qua. dai che ci farai volare, Mikey. Poi tra l'altro una bellissima giornata, adesso prendo questo qua che è il vostro, come si dice, dove si mette l'uccellino, dove si è... mutande, no, è il trespolo. Il trespolo, ecco, questo sarà il vostro dove trespolo. Si mette l'uccellino e... Ah, sì! Oh, ma lei è veramente attrezzatissimo! Ma lei è veramente attrezzatissimo! Attrezzatissimo! Domenica, quindi, anche noi saremo in IRL, ragazzi, se riesco a farla funzionare... Questo non costa tanto, è comodissimo! Bello! Bravo! Signora Longari, lei mi è caduta sull'uccello. Lo so, mi dispiace. Comunque, facciamo senza piccioneria, facciamo senza. Quindi, che emozioni provi in questo momento, Viking? Soggezione, dove entusiasmo, eh? Vediamo anche un piccolo pubblico alle nostre spalle che ci stava curiosando. E certo. No, in realtà ne sono abbastanza motivato. Una cosa è mia come persona. In questo momento è un periodo della mia vita in cui sto cercando, diciamo, di trovare la mia strada, quindi sono un po' allo sbando, però ci sta, nel senso, ci piace, non è così spontaneo, tranquillo, non c'è problema. È la verità, nel senso, uno non può mentire. Comunque sia, guarda, cambio di telecamera per voi. Tac. Sei pronto? Sì, adesso vi metto noi siamo qui. Noi siamo pronti? Non ci faccia queste inquadrature! Inquadrature! Dell'uccellino. Pronti? Che diceva prima, mi raccomando, Spontaneo. Adesso sono, diciamo, alle vostre dipendenze, perché se tu mi dici fai una pira ruota, io faccio una pira ruota e giro, no? Una pira. Quindi voi in teoria vedete bene, no? Vadi, vediamo benissimo, non vediamo il suo viso, sappiamo quanto è importante la comunicazione espressiva.
Vabbè, però se volete, se del poco. vogliamo avere un senso, secondo me dobbiamo qualcosa, bisogna rinunciare. Esatto, dai, va bene così. Tu lasci la Cioè, diciamo capanna lì che. sulla panchina e ti sposti o ti porti tutto l'ambaradan dietro? No, io metto tutto, faccio un sacco nel sacchetto e Bravo, porto tutto insieme. Mikeyng. Comunque ti sto invidiando un po', eh. Io sono stata a Tenerife ed è stata una pacchia, veramente. E lì è Ma di sempre recente? clima mite, una pacchia totale. Non so, fuerte, ma ci Wow, oggi verremo a secondo me sono bellissimo. trovare. Guarda, puoi venire quando vuoi. Adesso non so, anche qua il discorso fa parte del progetto della mia vita. Non so se mi fermerò 2 o 3 mesi o Oh là mi là. fermerò diciamo, a tempo indeterminato. Non lo so un attimino come Ma sarà. Vediamo guarda, anche se la se carriera, puoi, diciamo, di ragazzi. streamer continua oppure si ferma. Quindi anche lì mille domande, mille dubbi, chi lo sa. Vedremo, vedremo. Forse la live di oggi sarà rivoluzionaria anche per questa consapevolezza. Dai. Allora siamo pronti. Comunque Canale sia. motivo di vita. Let's go! Allora, ovviamente hai la possibilità di scegliere tu, insomma, chi, come, quando approcciarti, ecco, In assolutamente. realtà no, nel senso che Ah se tu no. vedi una situation a destra o a sinistra, tu Noi dici, te ma lo fammi vedere un diciamo. attimino lì. E Allora, ragazzi, in chat io, pronti. quindi occhi aperti, nel senso anche voi che vedete, Allora, poi vi farò anche scegliere la strada. Perché adesso. approccio dal benzinaio potrebbe essere interessante. Salve Sì. Enrico, buon salve. Approccio dal benzinaio. Vogliamo vedere un approccio dal benzinaio? Che comunque, forse ci sono vari aggrappi facili per iniziare una conversazione, nel senso mi aiuti a fare qualcosa? Mi aiuti Sì, ad oppure. allacciare... No, la cerniera, ragazzi, mi raccomando, sto scherzando, non Se cadiamo no, nella molestia. mi si è fermato il mezzo di locomozione, mi puoi aiutare a farlo La ripartire? carrozza, cioè il La classica cavallo, delle scuse. il Comunque, mezzo ragazzi, di chi siamo? Allora, locomozione. abbiamo qua davanti a noi una strada che va in salita e va Sì. verso fuori città. Davanti a noi abbiamo la via dei negozi, la calle principale, e a Olè. sinistra abbiamo, diciamo, il lungomare. Lei Quindi. spiazza. Allora, io vorrei vedere il lungomare, ma prima facci Oh, vedere sì. se c'è qualcuno da approcciare al distributore di benzina per i mezzi di Al distributore locomozione. no, il distributore di benzina è un po' così, un po' triste Niente, nel andiamo senso. direttamente in spiaggia. Ci Tu, mi sono. raccomando, spavaldo, pavoneggiati, pavoneggiati. Pavoneto. Beh, guarda, io ho il timoncino qua dei Cavalieri dello Zodiaco, non possiamo perdere. Sei vicino a Porto Rancore, ci chiedono? Come? Sei vicino a Porto Rancore? Porto ancora, non so cosa sia. È l'ironia dei Pavons, questa. L'ironia Ah, autistica ok. dei Pavons. Niente, lascia tranquillo, va Eh sì. benissimo. Vuol dire che sei sano. No, tranquillo. Let's go! Questa cosa mi ricorda un sacco, però, la Thailandia, che era così, città, negozi, cose, pertugio e spiaggia. Essendo un'isola, donde ti giri, c'era il mar. Ah, una Comunque. cosa che io vorrei provare, Sì. forse diciamo che è il primo approccio che vorrei provare. È l'approccio del tale Patrizio Official. Tu non so se sai, ma ha sbarcato recentemente su Beh, Twitch Patrizio assolutamente sì, ieri ci ha fatto il raid Patrizio, ormai siamo in gran Official. Ah, confidenza. ok, lo conosco. Quindi lui non solo ha un format che noi gli stiamo per scammare, che si chiama Twitch on the Beach, Cioè, glielo vuoi copiare? Ragazzi, chiamate Patrizio, eh? Qui parte il Patrizio, non ti. dissing, glielo vuoi Ma che no, no, copiare? cioè, nel senso. Più o meno andiamo a fare la stessa cosa che penso che voglia fare anche lui. Il nome è anche bello, quindi Il perché non nome è fargli anche il bello, nome? sì. Punto esclamativo foto, ecco qua. Comunque, Oddio! se Patrizio c'ha dei problemi, mi può scrivere in privato, poi vediamo di risolverla in una qualche Qua maniera. tocca fare veramente una seconda live anche con Patrizio per rivendicare il suo format. Patrizio Esatto. Dopo faremo ha sbagliato! È come se la mi live pignori, distribuzione da Patrizio. ritorno. Anche la Prego, live lei, distribuzione prego. della regione, che lui difenderà magari. Comunque, quello che volevo dire è non solo ruberemo il format a Fabrizio, ma gli ruberemo anche la scusa d'approccio, che è Excuse me, do you have a napkin? Cosa dici? Cioè, Ecco, prego, prego, sì, tu ce ma l'hai un ce lo dice fazzoletto? come sarebbe in spagnolo? El fazzoletón? Eccoci qua! No, tiene un papelitos. Tiene un paperitos? Paperitos? Un papelito. Papelito, perché papel è la Papelito, sì. carta, sappiamo. Sì, sarebbe un fazzolettino. E mai pecora, Non e so. mai. Vada, vada, contiene il papelito, Allora, tiene il papelito, il papelito. io guardando un attimino così, allora, dietro, cioè, ci sono quelli che abbiamo passato noi, ci sono dei locali, nel senso con la gente seduta. Io eviterei di sbattermi, rompere il cazzo alla gente seduta.
Perché vedo ma che la visto so... che abbiamo detto scusi, non Twitch ci on the fa Beach. vedere la spiaggia del Fuerteventura. Signori, Fuerteventura Esatto. su Twitch, esclusivo, raga, col cuore. Mi metti per favore il logo, regia, il logo esclusivo, per cortesia. O solo lei? Queste Come mai la spiaggia nera? Come mai? sono rocce vulcaniche, sono di eruzione, perché ovviamente l'isola di Fuerteventura si è formata da un'eruzione nel mare Comprendo, praticamente. comprendo, ma E vorrei vedere della sabbia la pura. sabbia è là, e là in Eccola lì. fondo c'è anche Senta, c'è un signore un nugolo. da solo, c'è un signore da solo, si fermi, c'è un signore da solo sulla panchina. È il papelito, è il papelito. Ah, il signore? Ma... Hello, sir. How are you? Ce lo Pardon? inquadri, ce lo No, no, inquadri! actually, no, I don't know you. I'm Non inquadrare cazzi in per Italy. palazzi, per cortesia. Can I copy your first and ask you a couple of Ah, questions? giusto, le chiede se può Ok, thank you so ricordarlo. much, Nel goodbye. frattempo registrava qualcun altro. Va bene, abbiamo fatto un approccio col signore anche di riscaldamento. Io gli ho chiesto il permesso, chiederò a tutti il permesso di Bravo, inquadrare. bravo, però. Così risolviamo T'ha anche detto il no. coso. Però ha detto T'ha detto no. no. Corretto, corretto. Andale, 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 andale. Bella sta panchina color Perché tu hai detto, ah, arcobaleno. questa qua è la panchina LGBT, non so chi l'ha fatta. Capischio. C'è Eh nessuno sì. sopra. Vada lei. Ah, è tipo un modo per dire se mi siedo qui. Hola. Attenzione, ragazzi, attenzione. Beh, Provi, io l'ho vadi, fatto vadi, solo vadi, io. vadi. Non cincischi per... Come vado? Attenzione, magari in bagnaglia, non lo so. Non so. Che Ecco, cosa è penso Bannabi? accompagnata da Ah, un'altra sì, ho persona. capito, Forse no, ma bravo, non giusto, togliamo accompagnata. tutto. Però andiamo verso la spiaggia. Un sorriso di qua, un sorriso di là, non si sa mai quello Bravo, che può succedere. sfoggia sorrisi. Sarà che parlare da soli forse non aiuta? Ma no, ma io sarei anche per quando incrocerai anche le Grazie persone, Aurelia Ribiz. spiegare cosa stiamo succedendo, che dall'altra parte dello schermo c'è Deborah e che magari vuole Una conoscere. mia amica dall'Italia che vuole vedere le tecniche di seduzione. No, forse non è un grande Vabbè, biglietto da visita. Che dici? adesso vedremo un attimino di. Io la metterei un po' più in giù. Ti ricordi quella trasmissione con la Unzi che era colpo di fulmine? Io la Ma farei un po' così, una scherzi? persona ti ha visto e si è Bravo, innamorata di te. furore, La colpo di metterei un po' così, fulmine. no? Che non si sa mai, ma magari Già vinta, già. nella persona che incrociamo. Allora, secondo me ci sono tre ragazzi di fronte a noi che potrebbero fare il caso nostro. Tre Adesso stanno venendo su ragazzi. da questa rampa. Ce ne abbiamo uno con la maglietta rosa, uno in bianco Ok. e uno Mi in piace verde. molto questo approccio Quindi vabbè, insomma, che tre non ragazzi che fa salgono, distinzioni che tra sembrano maschi e giovani, femmine. che sembrano capire cos'è Twitch, tu dovresti sceglierne uno e fare il tuo approccio, che poi farò io per te. Sceglilo tu, scegli la maglietta in mezzo, in mezzo, in mezzo, la Grazie, maglietta in mezzo, la Aurelia. maglietta in mezzo. Verde? Carico, pronto, ti Ok, lascio, vai, ok. facci sognare. Hello, guys. My name is Mike, I'm a streamer, and I'm live streaming on Twitch. I'm streaming with in the company with a beautiful girl, from an Italian streamer called Ergosia. Non ti She stupi. told me about you and she told me, pick me the green one. So, would you like to date Ergosia Grazie right Aurelia now? per i bits. Yes. No, dipende. Deborah, would you like to ask something? Actually, first is, what is your name? Dario? Daniel. Daniel, okay. Genio. Deborah is here. Guys, would you like to check on Twitch what is happening? So, Daniel. Lei sta ribaltando la situazione. Lei doveva rimorchiarsi lui, non doveva farmelo mettere in comunicazione con Do you have the app me. of Twitch? No. Ma mi sta spammando Oh. alle Canarie! Seguite Ergosia! Seguite Ergosia! Esatto, sta following Twitch! Ergosia. Fatelo tutti comunque, cioè. But now you can't check. Può vederti in viso. You Sì, can, sì. I'm not sure if you can check. They can check Ergosia, but you can't. Sì, gli sta So, dicendo, Daniel, guardate cosa sta succedendo would you su like to date Twitch. Ergosia or not? Mi sta passando la patata bollente, Come on. ragazzi. Okay, Daniel. Thank you so much, Daniel. Thank you. Goodbye, guys. Che cazzo è Insomma, successo? Allora, ci il spieghi. Daniel non aveva un po' le balls, diciamo, per farsi avanti. Io gli ho proposto se voleva avere Guarda una che quello che specie si deve fare di avanti sei date. tu, Monello. Non ci Ah, fare queste guarda, mi faccio. Vabbè, signorina, cose. allora adesso qua davanti a noi c'è una spiaggia.
sta a fregare, sta a fregare. Scusi, no, io non è ho che speso stavo fregando. 2000 euro Pensavo per anche... inviarla alle Canarie. Per tutta la Maria! Una ragazza che Mike, si sta mettendo il saluti. costume, che eviterei Sono magari di nuovo. avvicinarmi proprio in questo momento, però vediamo, tu immagino che vuoi conoscere, anche io Allora, conosco ascolta, Mario. dammi Ma che retta, sfida! Mike, guarda, facciamo così, un bel respiro. Adesso intanto Sì. c'è zio Pelu che dice ciao, mi saluti, Mike, sono nuovo. Ciao Stellina! Oh, allora, ascolta. Adesso ti siedi da qualche parte abbastanza vicino, ma non troppo lontano, da una o più ragazze. Ti siedi lì Ok. e inizierà la cosa molto lentamente, non subito come un toro sul panno rosso. Ma Così in inizi a realtà fare il sorrison e l'occhietton e il cosa ne so, cose del genere, che tu sai, che tu sai, che tu sai. Ciao, cannabinoide, benvenuto, benvenuto. Prego. allora, io più che fare una cosa, io sarei ancora per fare il kamikaze. Allora, tu vuoi che veramente che mi Amica mia siedo? Io sto ragazza, anche vuoi fare? Laura non c'è, è andata Sono anche via. telomare, Laura però non è comunque che guarda, ci cosa sono due mia. fantastiche coppie di ragazze, ovvero due ragazze da un lato e una ragazza dall'altro. Mi siederò nel mezzo, Che Deborah. regge la candela. Va bene, fai Vedete di tu, noi ci fronte? fidiamo di te. Però No, non mi io ero più per svelinare, non andare mi dritto. svelinare la roba a me. C'è Ergodia su Twitch. No, tu di, siamo in live. Vorrei conoscerti. Pigliatela te la responsabilità della conoscenza. Ok. Va bene, ci sta. Che poi ci vengo da sola a rimorchiare le canali, ti preoccupare. Musica. Hola, excuse me. Pathos. Do you speak Grazie zio, grazie, English or grazie. Spanish? English. My name is Mike. I'm a live streamer on Twitch and I'm streaming. Would you like to talk 5 or 10 minutes with me about how to pick up beautiful girls on the beach? Okay, but you are taken, so you are not single. No, mi No. sa che... Okay. Thank you so much. What's your Aspetta, name? ora vi traduco. Patricia, goodbye, have a nice day. Ciao. Allora, lui sta continuando a fare la tecnica del kamikaze, si avvicina e dice: Ciao, sono uno streamer, vorrei parlare 10 minuti con te sulle tecniche di rimorchio delle ragazze in spiaggia. Ti piacerebbe? Lei dice no. E lui dice: Ah, vabbè, come ti chiami? Sei fidanzata? Se ne va. Però non male, dai, ci stiamo riscaldando. È del Beh, allora mestiere. esattamente, allora, nessun bomber segna mai nei primi minuti, comunque ci vuole un po' Bravo. di Ci vuole un riscaldamento po' di prima di riscaldamento, tutto. noi te lo concediamo, Seconda ci cosa, noi siamo mancherebbe. qui prima di tutto per divertirci Assolutamente, Mikeing. e anche per divertirci in compagnia delle altre persone. Io comunque l'ho vista, sono andato lì, non è che posso andare lì, Deborah, a dirgli, perlomeno per come sono fatto io, andare Certo. lì e dirgli una fetta a una persona, gli A devo dire la dirgli verità. Una fetta, una bugia. una fetta. Io sono per la seduzione onesta, nel Ci senso che se mancherebbe, ti questo ti piaccio, ti fa vado bene onore. così. Se non ti piaccio, amici come prima, guarda, io vado per la mia strada, vado avanti con il mio diretto e quindi ci sta. Io Perfetto, la Miking, penso che perfetto. sia Sono così, d'accordo. Allora, la cosa più importante è divertirsi senza essere molesti. E tu sei molto educato anche nel dire, nel proporre. Però facci possiamo anche vedere un... sviluppare Allora, questa sai mia tecnica cosa? un po' kamikaze. La tua tecnica un po' kamikaze ha mai funzionato? Domanda lecita. Allora, il punto è che sì, funziona quando nel momento esatto in cui deve funzionare, o Quando Dio meglio, vuole, insomma. no, è perché secondo me i seduttori, quelli americani che vanno con la tecnica ripetendola passo passo, cioè proprio come se fossero delle macchinette, non includono, diciamo, quello che è la vita, Però cioè quello che è muoversi in secondo. alterniamo un po', facci vedere, diciamo, una volta che a te è andata proprio bene e la potresti provare a replicare anche oggi. Non vorrei che la bottiglia risultasse un po' minacciosa, non vorrei. Ah, ok, la possiamo anche togliere. Questa ce l'avevo perché c'avevo sete in questo momento. Tipo Stavo cercando di bere poco a poco. spada, ciao, ti posso conoscere. Facci vedere una di quelle volte che ci hai raccontato la tecnica, insomma, l'approccio ha funzionato. Proviamo a replicarlo e alterniamo tra kamikaze e sensato e via dicendo. Alterniamo varie cose, vediamo cosa ne esce fuori. Va bene. Vogliamo proporre, ragazzi, avete qualche idea di proposta voi anche dalla chat? Secondo voi potrebbe essere interessante da vedere in pratica, nel pratico? Eccoci qui.
Ricordiamo, ragazzi, abbiamo l'inviato direttamente dalle spiagge delle Canarie, quindi anche se Comunque, se no, allora facciamo così, partiamo con la tecnica base. Do you have a napkin? Tu c'hai un fazzoletto. Che prova, dice? prova, 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 come Proviamo. no? Tra l'altro, in effetti, mi cola un c'ho l'acquetta nel naso. Ale, vogliamo provare anche con una signora anziana. Vai. Quindi io vedrei, cosa dite? Vogliamo fermare una ragazza, due ragazze? Hola? No, guarda, al massimo ti volevo chiedere, hai un fazzoletto? No, niente, perché Ma siamo lei questa uscita. ti voleva vendere qualcosa? Mi Ho voleva vendere qualcosa, sì. No, in realtà ci aveva capito, chiesto se vogliamo Mikey, ma prendere il un caffè. target è importante, non mi può andare. No, grazie, siamo in una diretta su Twitch. Ciao. 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 E niente, vuoi Carina. salutarci? Vuoi farci un po' la promo del locale? La promo del locale? No, questa è il Pattaya Beach. Ma è Ok, tu bellissima ti chiami. questa ragazza. Vi aspettiamo, si mangia benissimo, paglia, sandwich di tutto. Posso fare ogni giorno e caffè italiano Va buonissimo. bene, abbonatevi con Prime, ovviamente. Grazie mille, ciao. Ma mi Niente, scusi, questo Mikey, significa. questa ragazza era italiana, era bellissima, era simpatica e sorridente. Lei me la. E lei non va. Perché sta lavorando, mi sembra giusto. Sta Bravo, bravo, lavorando, bravo, cioè Mikey, io bravo. penso che è un po' come anche la guardaroberiera, la barista, cioè sono come quelle persone che sono lì perché si devono portare a casa il pane. Non è che sono lì perché sono in attesa di ricevere le attenzioni di un uomo, Assolutamente, sta cioè penso. lavorando e di sicuro. Però veramente, ci sono, si sa, ci sono un sacco di Allora, io darei italiani nel un'occhiata al mondo Queen's e alle Piazza. Canarie. Sì, vai, vai, Mikey. Tu, Vediamo un io so attimino cosa che c'è. ci hai raccontato di una volta che fu Allora, veramente a diciamo che confine, come si dice, in spiaggia. I volti in puoi spiaggia, vabbè, chiedere, lì ero sì. nudo. Vabbè, qua questa non è proprio la spiaggia Ah, adatta. eri nudo, quindi Però. non serviva neanche parlare, cioè il corpo parlava da sé, parlava da sé. No, più che altro era una sparita. Se adesso vedete qua, seguite il golfo, faccio uno, poi dietro là c'è una seconda parte, un secondo golfo 2, e dopo si arriva alle dune di Coralego che sono. Aspetta, mi sta venendo in mente una cosa, ragazzi. Secondo voi dovrei mettere la categoria spiagge? Ciao, War. Ci può stare? Moderatori, dovrei mettere la categoria spiaggia, che io non sono in spiaggia, ma vabbè, siamo tutti vestiti comunque. Questa sì, è una spiaggia. Questa è la spiaggia che vi chiedo. Mi Allora, dite un po'. il punto è che le spiagge in città prevedono l'uso della mutanda per la legge spagnola. Le spiagge fuori città sono libere. Vuol dire libere da vestiti? Libere da vestiti che la gente può fare quello che No. vuole. Ok, mi dicono che non c'è bisogno. Se fossero magari in costume, forse sì, effettivamente. Forse tutti in costume, sì. Allora, comunque tu mi raccomando, allora scegli un target appunto vestito in questo caso. Allora, sì, però non ho visto, cioè qua siamo un po' diciamo, zona famiglie, zona Vai dove tu misto, sai, misto. tu lo conosci il posto, vai dove tu sai che potresti incontrare delle Diciamo, dando persone. Non un'occhiata. familiare, non affamiliate, insomma. Ma che figa, insomma! Cobra, ciao, benvenuto, 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 grazie del follow. Se avete dei suggerimenti, qualcuno suggeriva, vai a parlare con una signora anziana. Beh, È Fuerteventura, non è Tenerife, Cobra. Fuerte. però ce l'abbiamo qua davanti a noi, la Vabbè. fermiamo. Vadi, vadi. Io la lascio, traduco, traduco, tu se hai bisogno togli le, non so, vedete. Do you have a napkin? Hai un No, fazzoletto? because we are on live stream on Twitch. Ciao. Ed è per quello che non ti ha cagato. Ragazzi, mi ha No, balzato qui il perché, vabbè, però la cazzo, vecchia. devi avere. No! Ha fatto anche proprio. Scoppia, scoppia, mi Ciao, signorina sco. Ergo Sissi, eh? Scoppia, mi Caspa. scoppia il cuore. Ciao, Bafferon. Bafferon. Male, male, vabbè, però già una sconfitta, noi costruiremo un impero di successi, penso. L'unica Non forma, dobbiamo pensare a inquadri i positivo. deretani la No, cortesemente. no, no, io sono col petto, cioè questo il petto segue il Ecco il coso. suo petto. Comunque era tutto vestito, mi sembrava tutto vestito e niente bannabile. Sì, perfetto, Però, molto ripeto, bene, siamo in molto una live dalla bene. spiaggia, io stiamo cercando un attimino di vedere. Beh, però il Do You Have a Napkin King si poteva anche. Si poteva. Ah, ecco, sia molto attento, la prego. Esatto, sì, attento che non ci siano persone senza Comunque, costume. ripeto, questa è dove siamo, è una zona, diciamo, di gente vestita, quindi non Ok, c'è gente che benissimo. Tra l'altro passerà qua con dei bigoli fuori.
convivialità ci si può aspettare. Io quasi quasi mi sta convincendo, me lo comprerei sto tessuto qui davanti. Si può aspettare di fare quattro chiacchiere al bar, al tavolino. S'impertugi, signor Miking, s'impertugi, s'impertugi, ci faccia Guarda, io figurare. in realtà avevo visto giusto di fronte a noi una signorina bionda che sta facendo foto. Ah, Cosa dice? proviamo, proviamo, vadi, vadi, vadi. Dico, abbiamo un macro argomento che vogliamo toccare? Grazie. Vogliamo iniziare con... Ciao, sei una fotografa? Sei bravo, mi Ok, ci sta. suggerisci tu, Poi guarda. vediamo di portare a casa, diciamo, il Non lo nostro. so, io non le so fare queste cose. Volevo imparare No, da te te, lo dico volevo... io, no? Attenzione, di fronte c'è anche un gabbiancino, che è Oh, vero, poi... non so se lo vedete. Lo vediamo, lo Ubara, vediamo. che non si chiami, il nome, è già il termine tecnico di questo uccello bianco. Guardi, ci discostiamo da un attimo Va dall'uccello per bene. andare a parlare con la ragazza fotografa, che tra l'altro ne parlavo giusto ieri della mia esperienza in Thailandia con una ragazza che stava lì, non so se faceva foto al tramonto, era bionda però, e poi vi ho raccontato com'è finita. Se ti salta fuori una Ok. tipa in topless, non penso c'era nulla, sono in spiaggia. Non è proprio così, purtroppo assolutamente Le succede chiediamo che magari anche succede. come te. Hola, Ah, eri beh. una fotografa? English o Italian? English. So, are you a photographer? Sei una fotografa? You try, but Not no, okay, but you are here to take a picture of surfers? professional. Yes. Your boyfriend is in the water? Yes. Okay. No, because I'm live streaming on Twitch. Hai I'm chiesto se il speaking ragazzo with sta in acqua? another girl is here, Deborah. And she had a story when she was in Indonesia with a photographer that she also was blonde. And Thailandia. she also, Thailand, pardon, Thailand. And she also was a photographer. Okay. Well, what's your name? Lessie, Lessie, thank you so much. My name is Miking. And Deborah here in my chat. Thank you so much. Hi, Ciao. va bene, ok, allora ragazzi, allora Enrichetto non è che io non c'entro nulla, la responsabilità di tutto quello che accade nella mia live è mia, tutto, anche gli imprevisti, tutto, quindi sì, risposta è sì, Beh, possiamo. Miking, io credo che l'approccio così diretto non funzionerà mai. Cosa ne Tu pensate hai in andato chat? in. Dove? Cos'è quel rumoron? Io non credo che funzionerà l'approccio così Ok, diretto, proprio non punto credo. indiretto, il girarci intorno. Ci faccia cortesemente un esempio, vedere, ci La faccia cosa che vedere. abbiamo detto finora è l'approccio diretto di io che vado, boom, mi presento, dichiaro le mie intenzioni. Provaci con questo E ragazzo, dai, provaci con questo ragazzo, dai, va là, ce l'hai a qua sinistra. No, è una ragazza. sì, vai, 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 vai. Vado? Vabbè, ma Sì. adesso vedi, adesso, se io vado là, non è più un approccio in diretta, non posso fare l'approccio in diretta. Ma perché Scusa, hai c'hai aspettato un 2 ore? Dopo che... Allora vai di nuovo. Allora, la prima capito? persona sola che vedi, vai e fai la tua strategia. Che era sola. Stendering. Però, Brava, sai, lì stupida. ho dovuto anche un attimino leggere tra le righe. Io avevo sgamata che quella era lì a fare le foto al Aspetti, mi fidanzato con scusi, è Santina. tutto sfocato come mai? Ah, Eccoci mi qua, siamo fermo, magari tornati, sto siamo laggando. tornati, siamo tornati, sì. Sì, anche perché bello, eh? Bello, ma è tutto un po' poco stabile così, con la cosa, però noi ci accontentiamo, di sicuro. Prossima volta l'inviato avrà un'attrezzatura fornita da me direttamente, molto più... Sì, Ah, sono tu con dici i dello guanti, con... stabilizzatore? Cosa, Miking? Non ho capito cos'è, sto laggando io No, non stai o è là? laggando. No, non stai laggando, È il mio semplicemente... movimento. Ovviamente è molto mossa l'inquadratura. Ovvio, ovvio. Tranquillo, vai, proceda, non cincischi. Allora, l'idea è quella di appunto a questo punto fare un approccio di tipo indiretto. L'approccio di tipo indiretto è quello che ci gira intorno. Quindi io dovrei andare lì con una scusa e dire ciao, è molto che sei sull'isola o cose del genere. Nel senso, non è un approccio di tipo come ciao, sono Miking e sono in diretta su Twitch. Devo Vai, vai. ricamarne. Vediamolo. Vediamo. Non so, se Secondo qualcuno me ha, è ecco, se qualcuno in identico a chat. quello che hai fatto finora, ma vediamo. No, no, è che il girarci intorno io non sono capace, io sono tanto a favore dell'approccio diretto, nel senso che vado, mi presento, Ma non uso il. funziona, non funziona, signor Miking, non sta funzionando.
Il fatto che non abbia funzionato finora non vuol dire comunque che sia una tecnica Hai fallimentare. ragione, hai ragione, hai Cioè, ragione. il fatto che Dica. comunque, io ripeto, nel senso che quando l'attrazione c'è, Sì. l'attrazione nasce dentro le due persone. Hai ragione. Tanto qua è un momento musicale per noi. Sa cosa, signor King? Chieda sempre se puoi Se posso riprendere. inquadrare. Sì. Certo. Ma No, ma spacciati un guarda. po' per un professionista. Di guarda, sono un giornalista. No, vabbè, non vuoi dire le bugie. Vabbè, Sono niente. l'inviato di Argosia TV. Sono l'inviato di Ergosia TV. Ecco, posso riprenderti mentre ti faccio. Posso riprenderti? Sì, no. E allora lì Ok. almeno abbiamo un primo spartiacque, come Mosè, Ok, capito? vabbè, comunque io di solito, comunque anche quando faccio in diretta, le dirette mie per i fatti miei, ho sempre un approccio abbastanza professionale, nel senso che non vorrei che mi chiudano il canale, neanche vorrei che lo chiudano a te. Di conseguenza ci Grazie, fai sei sempre un gentilissimo, vi approccio a chiedere ringrazio. comunque il permesso alla persona di Ah sì, assolutamente, assolutamente, concordo. certo, immagino. Bene, pregao, pregao allora. Ergo so, ergosi sola? Ergo so, non ho capito, non ho capito. Ciao, è la tua isola? È la mia isola? No, non l'ho comprata. No, non l'ho ancora comprata a Non l'ho Forteventura comprata, pubblica. diciamo che però ci posso stare quasi gratis, quindi o diciamo che pagando un affitto Nella tua normale uno isola. riesce a stare. Poi vediamo, Vadi! Sei perché comunque guardi, c'è una signorina che cammina sola. sola? È vestita? Bravo, È vestita. prego. Non Sì. so se è maggiorenne, questo non lo so perché non si capisce da lontano, però gli diremo la famosa catchphrase. Ciao! Hola! Hola! Sono... No, no, Dubai. Niente, questa c'ha... Era Non minorenne, no, era palesemente maggiorenne, ma non era interessata. Però comunque al era ciao se può pure interessato. rispondere. Cioè. No, in realtà è vero, Come? anche io non rispondo al ciao ora che ci penso. Perché magari uno pensi questo ci vuole provare, non ci vuole stare, niente, vabbè, ci sta. Dipende, dipende. Cosa che secondo me c'è anche questione di un attimino di complicità, nel senso che se ti guardano, ti fanno un cenno, un mezzo sorriso, ti Ecco. stanno, diciamo, concedendo una specie di sorta di disponibilità alla Mi comunicazione. vada considerando il linguaggio del porco, gentilmente, che così È un almeno po' lei sì. capisce se c'è familiarità. Fammi il plié giornaliero, fammi la sub, War, che qua le richieste sono tante, ma manca qualcosa da parte tua. Veda, veda di provvedere, veda di provvedere. Miking, vadi, vadi col buon signore. No, Guarda, scherzo, no, il buon signore. attenzione, io sto cercando di un posto dove Mi non raccomando, finisca. non inquadra pudenda Esatto, e peccato. tipo. C'è Poteva un momento in essere. cui io Bravo, bravo, venga, metta. metto la mano, nel Bravo, senso un metta le attimino, mani, bravo, metto le bravo. mani avanti Ha e fulminato mi con lo sguardo, giro. aveva gli occhiali, ma lo sguardo si è Ok, sentito. scusate, ho tirato sulla mano, alle nostre spalle potrebbe esserci una situazione leggermente bannabile. Io Non lo non vedo diciamo, non lo diciamo. una Eh? situation, no, Oddio! qui diciamo, qui in spiaggia, non vedo una situation da pick up, quindi mi Allora, muoverei metta un di nuovo le attimo. mani e usciamo dalla spiaggia e ci faccia vedere. Abbiamo fatto due o tre esperimenti sulla spiaggia. Vediamo il fuori spiaggia. Andrà sicuramente meglio. Prego, Beh, prego, prego. peggio non può andare. Un disastro peggio di così. Mi spiace che la ragazza Vada, non mi abbia Mike. neanche dato la possibilità di parlare, di dire la mia catchphrase. La Però tua è effettivamente così, eh. catchphrase, sa, non tutte. Ecco, oh, attenzione. Ma era sola questa signora, ma mi scusi, signor, si giri, si. Provveda, Ah, ok. vadi, 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 vadi. Hello? Hola. Do you speak English? Yes, my name is Mike. I'm the host of Ergosia TV. I'm doing interview on the beach with beautiful lady. Would you like to take a beautiful interview with me? Okay. What's your name, my lady? Thank you so much. Goodbye. Mikey, la catchphrase qual era esattamente di quelle La che catchphrase è che sono un inviato di Ergosia TV. Scusate un hai detto? È attimo. quella la catchphrase. Ma tu la usi di solito quando vai in giro, sai, sono l'inviato di Ergosia? No, no, in questo No, caso no, in però questo tu stesso caso. mi hai detto Ma che è sta roba? di Bellissimo. questa cosa. Questi? Ah, ma che cosa sono queste cose gialle e blu per terra? E mai? Che vedete sono dei foil, ovvero sono delle vele che la Oh. gente tiene in mano E va quando col va a vento. fare surf. Volete vedere qualcuno che la usa?
Sei tu quel qualcuno? No, ci sono lì in spiaggia, ci sono persone che stanno facendo. No, lasciamo perdere la situazione costumistica. Lasciamo perdere la situazione costumistica, dai. No, si vedono da qua, Va comunque bene, guarda, sono. facciamo così. M metto per un attimo beaches, beach party, pool, come caspita si chiama? Pool, piscina, idromassaggi. Vadi, ci faccia vedere questa No, situazione qua, così almeno no, vedi capiamo. che adesso non so se riesco a zoomare bene oppure no, com'è finita la faccenda. Vedi che quei ragazzi lì nell'acqua, ci sono quelli con il windsurf Sì, e gli si vedono altri. un'idea di windsurf, una Vabbè, macchia blu sul mare blu. Come vediamo mai? se riesco a zoomare. Sì, beh, Allora, dunque, vadi, lì vai, che c'è una quello con. piccola corsetta, vadi sul bagnasciuga, vadi, dai, una corsettina si tiene in forma, dai, va là, no? Com'è? Dico una goliardica, perché lo zoom non ha cambiato la situazione. Se tu ci fai una corsettina. Sì, vado sul E sì, bagnasciuga. tanto cosa vuoi che sia? Ma che giro fa? Attenzione, che qua abbiamo subito una possibilità davanti a noi. Una Ah, non è possibilità. che. No, un'altra Dov'è? possibilità. È Ma lei si fa doppia, vedi? sfuggire le occasioni! Ma lei si fa Lo so, sfuggire mi le sono fatto occasioni! Ma mi così. scusi! Sono fatto così. Si è fatto così, va bene, ci mancherebbe, non A l'ho chiesto per volte ridere. ci può succedere, Guarda, si sta aspettando, si è fermata per te. eh? Ma non credo proprio, penso che la tipa non. Allora, a giudicare siccome è di prima ispirazione, sembrava A, la moglie di un amico, e La B, che moglie non di un tuo esistesse amico! qualcuno. E salutala la moglie del tuo amico. Vabbè, fa lo stesso. Era Tocca a lei, me, secondo Henry. me. Comunque, Vadi. quello che vedete, abbiamo di fronte a noi, abbiamo questo tizio con una vela, la vela che avete visto Ecco. sopra, appoggiata, questa qua che c'è in mano il tizio, e quei Bene. tipi là dietro la stanno usando. Ma è una Possiamo cosa andare anche qua. meravigliosa. È una cosa meravigliosa. Sembra una tenda canadese iettata in mare. Bello ragazzi, ma guardate un po' che bel posto comunque, no? Che meraviglia di acqua, bella, L'acqua bella. è abbastanza pulita Sì, ma non siamo e. qui per vedere quanto è bella l'acqua e lei sta cercando di sfuggire. No, a parte gli scherzi, non è, no, cioè, sto Insomma, adesso scherzando. non è che possiamo neanche provarci con tutte come dei morti di figa a go-go. No. Cioè, bisogna anche un attimino, secondo me, dare un po' di spazio tra un approccio e l'altro, anche perché sono uno più Ok. fallimentare dell'altro, Mi quindi sono secondo me. accorta, mi sono accorta, mi sono accorta. Ma senta, quanti gradi ci sono circa più o meno lì? Secondo me ce ne sono 25 in questo momento, ma anche qualcosina in Oh, più. Madonna, raga, che meraviglia. L'ho detto, il clima perfetto. Le Canarie c'è il clima mite pazzesco. Allora, vabbè, usciamo dalla situazione spiaggia e vuoi mica far... No, per scherzo, no, non farlo, non farlo. Due chiacchiere Che con cosa? no, il venditore che è intenzionato poi a vendere giustamente No, quello che no, il vuole. tipo. Quindi va, decisi. Allora, da qui dove ci porta? C'è qualche posto dove lei, conoscendo la zona, una ragazza sola. Quindi facciamo una rincorsa anche in questo caso. Dopo No, non posso farla rincorsa viene proprio in l'ansia, no, diretta. rincorsa viene l'ansia. Aspetta che io intanto rimetto la situazione just chatting. Just chatting. Eccoci qua. Ma lei ha detto che non è un problema maschi e femmine, dico bene? Come? Non è un problema se sono maschi o sono femmine. Patri, buonasera, ciao, buongiornissimo. Ma possiamo approcciare chiunque vogliamo noi. No, io non mi limiterei al gender. Tanto se la tecnica funziona, funziona Eh sì. indipendentemente dal genere, abbiamo capito. E Anche in questo quindi... caso poteva stare un approccio. Ho tirato il freno a mano un momento. Si sente Perché un po' il mio inibito, signor approccio. Miking, in questo No, la questione è momento? che l'approccio kamikaze non sta pagando, quindi bisogna che noi together generiamo un approccio che funzioni e io lo metto in pratica. Benissimo. Quali sono gli approcci? Il kamikaze è fatto. Quali rimangono liberi ancora da Rimangono verificare? l'indiretto, come tipo ciao, tu sei di queste parti, conosci un po' la situazione, fingersi un po', diciamo, turisti, a Che ti cazzo verrebbe di molto informazioni. bene questa ipotesi, secondo me, perché appunto l'accento da turista ce l'abbiamo. Poi l'altro? Non saprei, ditemene voi anche. Comunque, in generale, l'approccio indiretto è qualcosa di cercare di guadagnarsi la persona, Bene. non dico la fiducia dell'altra persona, Oh. però passando, diciamo, come inerme.
Ma poi Così, arriverà per sempre il momento in cui caso. dovremo. Ok. Dica. No, no, dice, è una cosa casuale, non sono intenti. Proviamolo l'approccio in diretto. Facciamo un po' di prove sull'approccio in diretto, perché l'approccio diretto non ha funzionato. Ah, ragazzi, ho Stanno cominciato una litigando. nuova collaborazione con Pumpling e con Instant Gaming. Se quindi volete fare i vostri acquisti di splendide magliette, calzini, zainetti, cioè, utilizzate questo link che vedete in chat e ricevete in omaggio delle calze. Ovviamente sostenete anche me. Grazie, salvati Villo, grazie Pumpling che si è fidato di me per questa Allora, collaborazione. io ho visto una ragazza molto carina Oh, dentro il quindi c'è bar. anche la motivazione da parte tua, c'è un Sì, dai, interesse. guarda, io Vada, sono indiretto, sia bravo, eh. Faccia il in bravo. diretta. No, spero non sia lei perché mi sembra accompagnata, giustamente. Io non ce la faccio fare un indiretto. Mi fai fare una cringiata diretta? Dai, E allora tu non ci vuoi arrivare. Vai, fatti quello che ti sei. Tu no, più che non altro vuoi io non me la ottenere sento risultati. non me la sento Vai. Ecco, questa è una bella di dirmi. idea. Vai da una ragazza seduta a leggere un libro a chiedere che cosa legge, quanto è fastidioso, tipo quando succede questa cosa in realtà. Ecco, sai cosa? Alla fine di ogni approccio, secondo me puoi dire scusami per il disturbo. Puoi fare questa cosa per noi? Perché Sì, assolutamente sì, non c'è problema. Beh, di solito effettivamente stai comunque andando a disturbare delle persone che sono lì, io cosa ringrazio che. per il tempo. Anche allora forse dal punto di vista coccico è meglio ringraziare per il tempo che non scusarsi per qualcosa. Cioè, nel Dai, senso, vai. anche la signora, l'ultima, questa qua, la vecchietta bionda, io È comunque le ho detto ringraziata. grazie. Bravo, Nel bravo. senso, comunque, in generale, sei una persona. E allora, comunque, la Volete. domanda, the question is, vogliamo provare la cringiata dentro il ristorante? Sì. Guarda che. No, non so, va, prova nel ristorante, però vabbè, vedi. C'è È un po' Sdiano ricco. che sa, eh. Sdiano, prossimo inviato speciale. Prossimo, tu di dove sei, Sì. Sdiano? Siano consiglia, vai a chiedere a una ragazza cosa legge oppure chiedi aiuto per pubblicare una bella storia su Instagram. Mi scusi, ma lei mi ha Ah, detto c'è una ok. ragazza carina, vado a fare l'approccio. No, niente, ci abbiamo rinunciato. Abbiamo perso il tempo, il momentum dell'approccio e poi comunque disturbare una persona che è comunque al tavolo con un'amica che si sta facendo i cazzi suoi Cringe. non è comunque una roba che sia karmicamente positiva o un buon esempio per le nostre community. Oh, fai Quindi ho un bel pensato bene esempio. Esatto, di vediamo. lasciar perdere. Grazie, grazie Tanto mille. possiamo, ci sono sicuramente un sacco di belle ragazze in città a cui rompere le scatole. Quella là la trovo molto carina. Alla base, e anche lì Vai. avrei fatto l'approccio mio diretto kamikaze, nel senso, E non è che sei sarebbe poi fissato andato allora, diversamente. eh? Allora, Ma no, ma più che hai altro. l'ultimo jolly per l'approccio diretto, per ponderalo bene perché poi vogliamo vedere l'approccio indiretto, che No, allora sicuramente. facciamo anche degli indiretti, tipo, do you have a napkin? Scusa, ce n'hai un fazzolettino? Questo è il proprio classico approccio Sì, indiretto. E ma devo dire baci che. un pochino, non do you have a. Excuse me, ti avvicini un attimo e dici, do you have a napkin? Cioè, nel senso, se tu da lontano, do you have a napkin? È strano, è strano, è Certo. strano. Vuoi il numero poi? Ah, Certo. dice, Oppure chiaro. ce n'è uno molto più bello. Scusa, ti sono caduti 20 euro. Poi non è vero. Ieri dai te. No, fai finta di dargli e poi dici non sono neanche tuoi, era solo una scusa per attaccare bottone. Ce le faccio vedere queste cose, non che le E dice. proviamo, Allora, vai proviamo. giù, mano in tasca, portafoglio, tira fuori sti 20 euro, ti avvicina una persona, questa si spaventa, ti dà un no. E dici, ti sono caduti 20 euro, lei se li prende, se li mette a correre e buonasera ai cantatori. No, no, a parte che non ci va, possiamo fare anche con Porcanna. 5, no? Oh, Però, vintage, non si è sentito. allora, qua ragazzi siamo nella calle principale. Abbiamo, diciamo, questa è un po' la zona Rimini, visto che vanno via qualsiasi Usciamo! negozio. La zona Rimini di ragazzi di Puercaventura. Di Puercaventura. Ciao, Sì, Gnole. diciamo, vedete, insomma, ci sono un po' negozi, souvenir shop, magliette, costumi, ci sono dei bar Io ogni lei la 5 vedo meglio metri. nel format illustrazione della città. Ciao, la signora saluta. Ehi, La questa signora casa, saluta! eh? Corri a parlarci! La signora ti ha Andiamo, andiamo, andiamo. salutato per prima! Sì, Viking, questa è già io casa. la licenzio, la licenzio. No, non saluta me, salutava lui. Niente, peccato, sembrava che fosse carica da Dio. Ah, Thank you so much. me lo salutava lui, salutava le persone dietro, raga, sto male, mi sento male, Aveva il tipo, marito ciao, dietro e ciao, salutava. io ci sono rimasto male, sembrava che fosse carica per il nostro format, Deborah. No, raga, no, è bellissima sta cosa, grazie Mike, ci stai facendo sognare. Cioè, tutto quello che non deve succedere sta succedendo. È bellissimo, meno male.
Vintage, mi dispiace, le sta scammando. Zio, oddio, cosa sta succedendo? Usciamo, se usciamo. Dai, vattene a vestire. Ma dove andiamo? A fare che, ma sì, ma perché, ma Ma che, dove? con chi, perché? Ma ci andiamo a divertire. Ah, ti vuoi fare la bardoria? Sì. Io no. No, non mi va. Sto a casa. Che, e allora, mi dispiace, ti scamma i bits. Zio, aiuto, aiuto, aiuto. Miking, lei veramente, mi ascolti bene. Saluti le Guarda, persone che la salutano e vadi subito a parlarci. Poteva essere anche una gag divertente scusi, che lei in andasse che hai dalla signora scusato? che l'aveva salutata a Ok, dire. thank you so much. Questo, T'ha detto che non c'ha scusate, napkin? no, gli ho chiesto se il gelato era buono. Questo è stato un esempio di approccio volante indiretto in cui semplicemente vado a... Approccio chiedere a una persona se vuole un Come gelato e andarsene. Vuole un gelato? Sì, ciao, va bene, grazie, arrivederci. Cioè, non hai ottenuto niente. Non, cosa, cioè, lei Mr. doveva dirti: Food Good. aspetta, non te Ok, do you live here? ne andare! Ma dove andare Sì, via? Come mai? Niente, non lo fermi sono in più, diretta su ragazzo. Twitch. Voi? Sì, vieni qua. Ah, vieni qua. Single? Siete single? Ok, ti ho trovato carina anche il modo in cui mi guardavi, quindi... Ce l'hai Instagram? Ah, ok, scusami. Ok, niente. Ciao ragazze. Va bene, però direi che sta andando una peggio dell'altra, io Miking, non so vuoi come... riassumerci cos'è capitato? È Lei ti capitato che guardava in un io... modo interessato? Sì, mi ha sorriso con quello sguardo con gli occhi vispi. Io mi sono girato e gli ho semplicemente detto ciao. Ciao. E lei? E lei mi ha detto, poi gli ho detto, mi fa, sei italiano? Mi fa, si sente, vivi qua? Sì, voi vivete qua? Sì, siete single? Mi fa sì. E Sì? poi fa, ho 14 anni. E quindi gli ho detto ciao, grazie. È prima di essere ripreso, è sei minorenne? No, Non lo vabbè, sapevo, abbiamo guardato dai. Vabbè, lei comunque non è comunque di successo allora. niente. Si sono detti ciao e No, non niente, ciao. nel senso io ho chiesto se cibo era buono, era una domanda. Bits da parte di Patridet e ha pure riscattato sediti ben idratati. Ti posso stare in piedi, Patri? Alla salute. Senta, Miking, la vorrei mettere a suo agio. Forse. Cosa Sì. succederebbe se lei si andasse a sedere presso un tavolino con una bella bibita, scelga lei se è alcolica o analcolica, meglio analcolica, e sorseggiando si prende il tempo calma di guardarsi No, no, intorno? sì. Io semplicemente ho fatto alla vista di occhi Ok. visti, ho fatto un approccio spontaneo, Deborah, nel senso, Sì. secondo me è quello che dobbiamo cercare, avere un approccio spontaneo. Poi è chiaro che io mica potevo saperli quanti anni avesse questa No, ragazza, è così chiaro, come in va generale. chiesto, va chiesto. Se la vedi Poi era, molto cioè, ho visto una giovanile, persona, grazie era dei bits. seduta dentro un ristorante. Io sono passato, ho guardato con la curiosità di cosa sta succedendo. Mica è la curiosità di poco, io lì sono Comunque, lei ha innamorato la di quel vecchio. tendenza. Maria! Senti, Due scusate. punti, ciao Ergozizza. Ui usciamo. Shea, Akamikazara. usciamo. Dai, vatti a vestire. Ma dove Akamikazare, lei mi sta andiamo? facendo A fare che? il Con chi? kamikaze. Perché? Ma ci andiamo a divertire. Ma A te vuoi fare io... la baldoria? Cioè, non Sì, sono io morto no, comunque, non mi va. per quante volte mi Anzi, sia sai suicidato, che? diciamo, Stappa la casa, iconicamente stappa la casa. Un bel non sono fiumetto, morto. tisanina e Kinder Non Fetta penso a ci sia niente di lei. sbagliato. Ah, No, miau, non è, no, non è miau, che non c'è niente di miau, sbagliato, non c'è niente di miau, giusto. miau, miau, ma ti Miau, rendi conto? vintage. Ah, è vero, non c'è niente di giusto, verissimo, su In questo ti effetti non posso c'è nulla di dare. sbagliato, però non c'è neanche niente di giusto. Giusto. Vabbè, Vieni fartzonato, vieni fartzonato subito. Prova un approccio indiretto, Mike. Se hai bisogno di tempo per concentrarti, prenditelo. Due respiri. Secondo me anche il corpo, che la camminata, questa cosa qua incessante, questa fatica, non ti aiuta. guarda, Siediti adesso guarda, più che per senza andare, ci terra. abbiamo comunque, ci abbiamo, prendiamo un'ombra almeno, prendiamo un'ombra. Abbiamo tempo, capisci? Non è che devono Sì. durare 6 secondi gli approcci, possono durare anche il tempo di qualche Due punti minuto. ma vicino alle Canarie. Questo Ci sono le sarebbe battaglie. un'ottima cosa, nel Miau, senso miau, che miau. Ma abbiamo ti rendi superato, diciamo, conto? quelli che sono gli attriti iniziali e si può, diciamo, costruire una conversazione Capito, capito. Però, in con la my persona. opinion, prima del ciao, ci potrebbe essere un sto lì,
la presenza e poi vedi che questo sguardo, se tu stai solo camminando, una persona incrocia per sbaglio il tuo corpo, non è che ti sta guardando perché è interessata, magari gli sei passato davanti come un moscerino che mai, come quella che salutava il marito e tu ciao, salutava suo marito che stava dietro, l'avete clippata quella parte, raga. L'avete clippata. E quindi proviamo, beviti una cosa, ti piace la spremuta d'arancia? Ci piace? Non so, cosa ti piace bere, Miking? Beh, alcolico, io sto cercando di vivere straight edge, Deborah, quindi l'alcolico Ok, lo ma stai escluderei. saltando in questo momento proprio tanto? È la camminata del pavone questa, forse? Saltando? No, io penso che sta dondolando come si dice? Sta dondolando la telecamera. Comunque adesso vi metto sullo stecco, ci sediamo e Bravo. proviamo un approccio diverso, proviamo un altro Oh, approccio. bravo. Proviamo a stare fermi Beh. e a vedere quante ragazze cascano nella nostra Sì, rete. vengono da te, no? Però io ho giocato a Super Seducer 1, non l'ho finito, mi sono rotto i coglioni molto presto. Ma ti dico, c'era la parte del tavolino dove lui era seduto e... Aspetta, ti faccio vedere com'era la cosa. Vabbè, non trovo la Neanche cartina. un chilo di vagina, neanche un Esatto, chilo di vagina, esatto. avvocato. Questa Oh, sia eccoci una qua. camicia. Ti devi mettere lì e fare... E guardarti un po' intorno. E uno e due, e uno e due, e uno e due. Prima o poi No, uno lo... aspetta. So... Adesso mi Ma... aspetto un secondo, vi metto sullo stecco, Ti siedi così ci sul guardiamo palo anche in lì? faccia. Ma si sega Sì. a un tavolino all'interno di un Di luogo... un bar? Ma io non voglio Sì... sedermi a un tavolino di un bar vuoto. Non di Un un bar vuoto, po'. di un bar con le persone. Si è seduto sullo steak, sul trespolin. Eh sì, fammi che così vi aspetta, Deborah. Mi siedo un Vai, secondo. vai, No, vai, questa vai. Vediamo la... è una panchina in centro, comunque, non Qui... è Ah, sei un. una panchina... Cioè, non c'è nessuno, nessuno. In Bisogna realtà pregare che c'è un po' qualcuno di gente, passi. adesso tu mi hai detto, siediti un secondo, fai ste robe, adesso dammi un secondo Vai, che vai, qui accomodati, parcheggio. accomodati. Davanti a te una Così. donzella, una donzella, una donzella. Vediamo se coglierà il latte. Si sega con lui. Si sega. No! Oh, oh! No, non avevo capito, vintage. Senta. Ehi, no. Secondo me, ve lo dico io, oh, la cosa, brullone, salve, di sedersi a un tavolino di un bar con delle persone ad altri tavolini o al bancone. Eccolo qua il nostro Miking. Eccolo, lo streamer. Ciao, ciao, cari. Poteva essere un'idea perché tu mentre sorseggiavi, potevi, capito, guardarti intorno e magari le persone contraccambiavano lo sguardo. Invece camminando siamo tutti un po' di fretta, capisce? Siamo tutti un po' di fretta. Seduti Bene, invece... andiamo ad assettarci. L'ho convinto. Andiamo a ordinare un succo di frutta da qualche parte, Quindi però ragazzi, qua anche. si è ribaltata la situazione, ve lo dico subito, ci siamo accorti. Non è Miking che ci insegna a rimorchiare, siamo noi che insegniamo a Miking a rimorchiare. Lo scopo di oggi è aiutare Miking a portarsi a casa almeno un numero o un Instagram. O un Instagram. Un Instagram. Questo è lo scopo Capito? Mi un po'. raccomando, stiate con noi, accanto a noi, perché io da sola non ce la faccio, io non sono capace a rimorchiare, non lo so fare assolutamente, perciò helpatemi. Per copiare un E altro quindi tu format io mi come fai, metterei una... Deborah, Le nelle situazioni di remoto? situazioni? Tu cosa fai? Visto che non Niente. conosco mica. Niente, aspetti Niente. che No, no, fino. neanche, no. Io squiscio via, sviscero. No, sviscero, eviscero, neanche. Con il sudore la camicia ha cambiato il color. Sai, ci sarebbe anche l'altro format, Free Hugs, però così non so se funziona. Devo mettere un cartello così tutto Free Hugs. No, non, vediamo una prossima volta. Però adesso si sta rincamiciando. Questa è la mossa del pavone, ragazzi. Questa è Ricordatevelo la favorata sempre. per il kimono della vittoria. Il kimono della vittoria. E adesso vedremo una vittoria. E lei si va un attimo a rilassare. Si mette comodo, ok? Si mette comodo. Bravo, così. Facci vedere bene, grazie. Rimaniamo un attimino con te. Vedi, vedi i palatri del... Allora, adesso scegli un locale che ti piace, dove dentro ci sono delle persone. Può essere un bar, ci possono essere i tavolini, il bancone, qualcosa, delle persone. Dove tu puoi passare almeno mezz'ora in pace, volendo, potenzialmente, e in quella mezz'ora magari. Va bene. Io quella puntata lì l'ho vista di Super Seducer, le altre non le ho capite. Ok. Ma io penso comunque che comunque anche Super Seducer, tutte queste cose sono un po' non lo so,
poco reali, secondo me è più una situazione di approcci kamikaze che sono più reali rispetto a Super Seduce, come le situazioni anche di quello funzionano. Che allora di ragazzi, oggi abbiamo imparato una cosa, gli approcci kamikaze, ma che sfida! Non funzionano, possono funzionare uno su un milione, ma è Andreone... Sto guardando quel, vedete alle nostre spalle c'è un posto che può funzionare. Ottimo. Però... ci vuoi sedere lì? Se no ce n'è un altro qua. Prima di vedere il posto, guarda anche se sono tutte famiglie over 50 e no, vedi che... questo è un posto relativamente giovane, sono principalmente maschi, però sono è il posto giovane. Magari è un locale, magari è un bar dove c'è molta affluenza di ragazzi gay. Ciao Andreone, ben arrivato. Prego. I ragazzi? Ah! Non ho capito cosa hai detto. Due punti pobre gaviota, ha perdido su pareja. Parli. Facciamo un giro. Qua c'è anche la via della perdizione. Andiamo a vedere se c'è aperto qualcosa al Gilda. La via della perdizione è una posta che io chiamo così. Ci siamo passati prima. Perché durante la sera ci sono tutti i localini che vendono i cocktail ed è un po', diciamo, frequentato dalla zona giovane. Diciamo un po' dove possono andare ragazzi. Ecco, è qua attaccato. Ce n'era un baretto lì dietro che non mi sembrava carichissimo. Scegliene uno, questo... poi ci siamo. Andiamo qua in via della perdizione a vedere di scanarci lì. Ti saluta Re degli Streamer, ti saluta Andreone che sa. Andreone grazie. Senta, degli streamer, adesso lei scelga bene e dico può anche essere che risulterà interessante approcciarsi con la o il barista, questo ovviamente sarà lei a sceglierlo. Ma credo che hanno baristi maschi. Va di dove vuole, basta che va e si prende una cosa, un coso, si siede, si prende un attimo il tempo per osservare. Carissimo Albei Roberto, Serape. Ah no, Serane, scusami, avevo visto la N tagliata sotto la cosa. Benvenuto, Roberto. Allora, per chi è arrivato dopo, abbiamo un inviato direttamente dalle Canarie, si trova fuori. Un momento. Ci mettiamo qua. Vadi, la preziosa arte del rimorchio. Alla fine della fiera gliela stiamo insegnando noi, un po' per prove ed errori, molti errori. L'obiettivo è portarsi a casa un Instagram. E siamo davvero alle Canarie, questo perché Ergosia è poliamorosa. No, poli. Cos'è la polenta? Cos'è? La polenta? Cosa c'è lì sotto? Ho visto un cerchio giallo. No, è un barile di legno su cui ho appoggiato la telecamera. Ah, bene. Allora, tu hai scelto questo posto perché hai notato che c'è qualche ragazza sola, sicuramente. Ti devo alzare un po' se non ti sento. Vediamo, è vero? C'è qualcuno? Io vedo dietro di te una coppia e un ragazzo. Dica. Il posto giusto. Stanno ordinando, stanno facendo una riserva per stasera. Sì, una coppia, quindi no, a meno che tu non sia talmente fortunato da trovare una coppia poi interessata. Poi, chi altro c'è attorno a te? C'è una famiglia. Hanno finito di mangiare e si sono scambiati un pasto di un pesce e poi passa all'altro locale mentre qua a questo punto facciamo vedere tutto, scusami, abbi pazienza. Scusi, lei ha scelto il bar sbagliato, il target è fuori target, non sono tutte coppie al momento. E di qua abbiamo gruppi di amici e due coppie. Quindi il bus non ve gusta? Cambiamo. Lì in fondo forse ci sono un gruppo di amici, lei è più vicino alle coppie. Vadi dove ci sono più persone amici. Più persone amici. Beh, vi faccio vedere, allora, in fondo a via della... è che tu ti segga e poi cerchi di socializzare con un gruppo di amici. In amicizia, in tranquillità, non ciao bella, capito? E poi nel gruppo di amici magari vedi che... Io non penso di aver fatto dei ciao bella. No, non hai fatto ciao bella. Abbiamo fatto di peggio a volte. Abbiamo fatto di peggio e quindi tu ti trovi lì nella socialità tra gli amici, si ride e si scherza, però guarda caso ti troverai più interessato a conversare, ad essere simpatico, charmant, con una persona in particolare. Che poi dopo
gli chiederai, rimaniamo in contatto, tu sei di qua, vivi qua, sei qua in vacanza, che fai nella vita? Devo andare, devo andare. Senti, ti va se ci scambiamo Instagram? Ragazzi, ho scoperto di essere un'esperta, ma mai fatta questa cosa, mai fatta questa cosa. Cosa ne pensi di questo approccio pick-up? Com'è? Ci Molto può indiretto. stare, ci può stare. È un po' diretto, mi sembra, come approccio, più che Diretto. indiretto. Io lo valuterei come una, è un simile kamikaze, dipende sempre come Ma reagisce lei non l'altra ha persona. capito. Ma scusate, chat, cosa ne pensate voi? Non è che devi andare lì a dire ciao. Prima vai tra tutti, tra amici e tra tutti. Però, guarda caso, una persona ti risulterà un pochino più simpatica. E allora di qua, e allora di là. Ovviamente tu devi essere pure simpatico a lei, se no col casco che ti dà il numero, non ti lascia proprio Allora, niente. diciamo che questo che hai detto, da dove è sparita? Andata a prendere il Vabbè, gente, maschio. eccola, si è messa qualcosa in testa, è un casco. Col casco. Vabbè, insomma, ragazzi, era una Vabbè, battuta. allora adesso entriamo in questo bar frequentato da vippini, cioè no, vippini no, però Dai vippini. fanno, come si dice, gli smart workers, però tu Ragazzi, mi sei la raccomando, se avete il Prime, soprattutto se avete il Prime, sabbatevi al canale, sosteniamo questo canale che si impegna così tanto per trovare format interessanti come quello di oggi. Mi raccomando, avete un sacco di vantaggi con i sub. Cosa sta facendo? C'è Mi sto puzza? mettendo la mascherina. Mi puoi sentare dentro sin mascherina? E Sì, sto per in sentarti sì, puoi sentarti. diretto con Twitch, nessun problema. Ok, grazie. L'hanno Ok, fatto ci siamo entrare anche seduti. senza mascheriglia? Non ho Ma capito. detto che mi porto con se mi siedo, sì. Se mi siedo, sì. Ha senso, ha senso. Dai, in piedi, da Quindi. seduto. Ah, adesso te ti tocca andare a parlare con la gente rimanendo seduto, capito? Devi fare il salto della quaglia con la sedia sotto al culo, capito Ah, com'è? ok. Mi sembra una tecnica straordinaria questa. Abbiamo trovato Posso un banco muovermi che. di tavolo in tavolo? Beh, mi sposto in un altro tavolo allora. Scelga bene il tavolo, ragazzi, il setting è importante. Allora, tu con quegli occhioni adesso guardi No, come un fanale, proprio guardi dove mi siedo. spostandomi di tavolo in Quando tavolo senti che il radar fa tiri 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 tiri, allora ti puoi sedere. Comunque ci sono tutti smart worker, Deborah, qua intorno. Guarda, dietro di Ottimo. noi c'è una coppia di smart working. Dietro di Sì. noi, aspetta, indice. No, Bene, vabbè, non bene, si può. bene, bene. Questa può essere anche un'idea, perché anche tu a tuo modo stai lavorando, vero no? Vero no? Vero no? Che fatica, io non pensavo che sarebbe stato così faticoso. Com'è il radar? Lei con il suo radar, cerchi di capire qual è. Con il dito, lei ha quel dito, com'era? Si deve appostare dove sente l'odore, sente, annusi. Dov'è meglio sedersi? Dov'è meglio sedersi? Che vibes, che vibes? Guardi bene, dov'è meglio andare? Dove Faccia siamo un adesso giro, non è faccia un una giro, brutta faccia un. situation. Come? Questo tavolino che abbiamo noi non è Non è male. male, non è male. Lei Scusa, prima mi si è Monella! seduto in una mezza Monella, sei una ottofamiglie, però, quindi mi Monella! raccomando, Sei eh. una Monella! Adesso Adesso scusami, questo no, è il nostro tavolino, nel senso che da fuori si può stare senza mascherina, ma sono tutti pieni, tutti pieni i posti. Abbiamo i nostri smart worker che sono a raggio. Però, diciamo che se lei si mettesse sul tavolino invece a testante, questo un po' più vicino alla vetrina, vedremmo meglio anche il fuori, no? Si può mettere sul tavolino Tu qua? vuoi fare quel tavolo là, vuoi? Sì, secondo me sì, che Sì? comunque. Beh, può essere che lancia magari qualche occhiatina interessante al di fuori, che io vedo tutte famiglie, ma in un gruppo di amici. Ok. Allora, mi raccomando, Mike King, non ci deluda questa volta. No, quindi mi trasferisco là? Secondo me è meglio perché ci avviciniamo un po' di più. Non lo so, veda lei. Basta, non lo so, guarda, faccia lei, Ah no, facci io vado lei. dove vuoi, non Ci provi con la so. Maria. Questo? Vogliamo vedere un approccio calmo, indiretto, con la bevanda. Sì, un po' charmoso, Ah, ok, un po' sulle tue. Poi se prendiamo proprio un'infusione devi, ti caliente. avvicini dopo che hai Prendiamo notato. un'infusione, un'acqua calda. Vuoi sedurre con un tè? Va bene, vada, va. Con la tisana, prego, prego. Giustamente, salutistio. Lei sta inquadrando l'unica famiglia Eccolo qua. nel raggio di un chilometro. Eccoci. Tra Io l'altro questo è sapevo. anche divanetto celeste, è color puffo, molto comodo, Molto bello eh. questo divanetto, molto bello, molto bello. Oh, bene, bene, Mike King. Ok, adesso. Entra il vento come
ma come hai il audio. Rode tu? Hai il Rode come microfono? Non sono riuscire a sentirti. Ah, No, mi sento giusto. bene, Ti sentiamo abbastanza bene, sì. Ok, color pavon, si impertugi come un procione col tubo innocente. Esatto. L'approccio è chiedere un bicchiere d'acqua al cameriere? No. L'approccio di oggi è, ora tu bravo, ti guardi intorno, poi ordinerai qualcosa da bere, di molto sexy, avrai una posizione bella con un dente sicuro di te, sicuro soprattutto, e poi inizierai a fare le occhiatine, le cose, hai un napkin, non lo so, qualche vediamo. occhiolino magari. L'occhiolino miking non funziona, te lo dico subito, l'occhiolino non Forse è mai... non funziona più dagli anni 70. A qualcuno mai fatto colpo con un occhiolino? No. Proviamo, tanto abbiamo provato la kamikaze, proviamo anche l'occhiolino. Proviamo l'occhiolino. Già che ci Non siamo, lo so al senso di no, se è paragonabile ma alla l'occhiolino tutte molestia. le ragazze ci sono dentro al locale. Eh? Dicevo che fa l'occhiolino a tutte le ragazze che ci sono al Ma che locale. bella idea! Così se lo dico Taylor, oh, ma quello mi ha fatto io, ma pure a me! E basta, ti sei fatto terra bruciazia. No, soltanto a una che va a dire, oh, quello mi ha fatto l'occhiolino. E le amiche diranno, beh, comunque, tutto a posto? Tutto a posto? No? No, Le sto diranno, cercando di beh, sentire. comunque, guardalo, sembra simpatico, capito? Se tu lo fai a tutte poi, c'è un problema di conflitto di interessi. Miking, ma lei non ha studiato bene! Lei non ha studiato bene, ma io mi dissocio da questa... Comunque sto facendo vedere, cioè, dimostrando che sto qua faccio l'occhiolino a tutto, dimostro che sono il cazzo di maschio alfa, o no? No! Guarda quello lì con il gallo del pollaio. Dici, Madonna, guarda che cresta, che No, chiedi? il gallo del E comunque capiscono pollaio che... non è che ci prova con tutte. Il gallo. Il Guarda, gallo. in realtà il gallo le tromba tutte nel pollaio. Ah, le tromba Devo tutte nel pollaio. dirle. Tutte, tutte. Vabbè, allora. È la sua funzione biologica di essere l'unico riproduttore del tutto il L'inseminador. pollaio. Ma lei non mi è l'inseminador. Lei deve essere. Capito? Vabbè, uguale, le ragazze non si neanche riconosce un raggino con Il me. problema è che le Sono ragazze non sono l'unico galline e quindi hanno un uomo. metro di Ovviamente. giudizio diverso dalle galline, per il quale, t'assicuro, te Siamo lo giuro, ma io credo che anche i ragazzi in questo caso, cioè se vedi quella con nel l'occhiolino periodo ci... del consenso. Se... Siamo nel periodo del consenso, in cui tutto si fa Assolutamente. in due. Assolutamente il calsenso. Noi non No, forziamo la io no, mano, catcalling magari così diventa una troviamo molestia. un approccio un po' sbarazzino, però Sbarazzino, ma voglio dire, proviamo a fare una cosa pure fatta bene una volta, una volta, un approccio fatto bene. Nel senso che tu sei là, ti piace una ragazza, ti piace per davvero, ti interessa. Non andare lì a fare ciao, che questa no. E poi magari, capito, se lei ti trova simpatico, interessante, carino, e magari poi veramente vi conoscete. Ragazzi, potrebbe essere che tra qualche mese Mike ci dice, Ergosia, ti invito al mio matrimonio e no, grazie a noi si sarà sposato. Ma è una cosa stupenda, non vedo l'ora. Vediamo Mike in saltare addosso. Assolutamente no. Assolutamente no. Che sei un cappone? No. Quindi verranno. Ecco, è arrivato era Emma. un video caliente, tipo un momento prima. L'infusion caliente. Reinfusion caliente. Ma almeno uno sprizzettino. Un tè al limone col ghiaccio. Uno L'infusion sprizzettino. caliente. L'infusion caliente. Oh, ragazzi. Hai portato... No, vabbè, ci mancherebbe, dai, non Guarda che facciamo secondo me ci sta infusion entrando caliente in un'altra shaming. personalità, eh. Più Bravo. che altro perché allora anche Sono questa cosa 50 qua, gradi secondo con me. l'infusion caliente. Vabbè, va bene, va bene. Prego, prego. Ha questa necessità, ci mancherebbe, ma si immagini. Comunque Io può essere allora, dietro interessante. all'infusione caliente cosa ci vedo? Ci vedo due cose, che A non è Caliente. un soft drink, no, non è un soft drink tipo la Coca, queste robe zuccherose che non fanno Banale. bene, Ah. e l'altro che è un'altra cosa che fa male a livello di fisico, a livello di depurazione, Assolutamente, quindi io cioè, assolutamente. comunque facendo un percorso di pulizia di me stesso, Ah, ecco, quindi quindi... è una cosa di depurazione. Ma lì com'è il mood? È festaiolo, ieri si parte hard, Comunque il oppure un po'? mentaboleo è un'acqua sporca, diciamo, è l'acqua calda con la bustina a base di menta, è una camomilla alla menta che va molto in Spagna, costa poco, 1,50 euro di solito, Ma lei non 1,50 deve risparmiare su queste cose. Se lo fa per un euro. No, motivo non è giusto che di beh, la salute, birra ci costa 1,52 euro mancherebbe altro. uguale, nel Allora mi senso... ││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 
va benissimo, va benissimo. Diciamo che è particolare. Potrebbe essere lei che si giochi la carta dell'originalità, della creatività, ok? Con questa camicia, con questo tè caliente alla menta. Tanto le persone che mi vedono bere un'infusione caliente dicono che strana è Marino! personalità che c'è Guarda questo come tipo. fa. Guarda che Bravo. non si Pi, conforma la pi, matta pi, con il gin pi, tonic pi, o lo spritz. pi, pi. Grazie mille. E il radar come fa? Il radar come fa? Grazie, No, io grazie. sono una menta poliore. Sì, era Ah, vero. basta, no, no, dai. Figa, sei Quindi incazzato. adesso, cosa ti ha detto? Come? Cosa ti ha detto? Dimmi, cioè, come dire, dimmi. E io gli ho detto, no, niente, un mentapoleo. Ah, sì, ora viene. Ho detto, va bene. Mentapoleo? Mentapoleo, sì, è tipo la bustina, come per dire, la Tè. camomilla, è l'equivalente della nostra camomilla, come si chiama? Bonpani, la classica camomilla Bompiani. italiana che mi vendono. Vabbè, Bompiani, che ne so. Bonomelli, forse. Bonomelli, Filtrofiore Bonomelli. Quindi, adesso tu ti calmi un attimino, ti porta anche due biscottini da ciucciare. Mentapoleo, 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 Chi lo sa, mentapoleo, però è lì mentapoleo, si attiva ovviamente l'altra cosa che non va bene, che è il mentapoleo, glutine, mentapoleo, 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 un'altra cosa che fa male a mentapoleo. Ho questa capito, dai, persona. vai, ti dico, ma se lei mi si Mentapoleo, approccia mentapoleo, così. mentapoleo, Cioè, mentapoleo, mentapoleo. Ho comunque capito, io ma sono se no. vegana, non è che quando c'è la prima cosa che dico, no, perché sai, la carne fa così, quello va così, e che dire dei polli in allevamento, cioè non è la cosa subito proprio più attraente, secondo me, di cui parlare. Questo non vuol dire sono vegana, lo puoi anche dire. Fa fatica a sentirmi, signor Miking, fa fatica a sentirmi. Non mi sente, Miking, non mi Non ti sente. sento, ti faccio fatica da Dio sentirti, perché non so Mai, se come l'audio. mai fa fatica a sentirmi? Non ce l'ha Ce le n'è un momento in cuffie? cui. Tipo, adesso non ti sento. Non ce l'ha le cuffie, Miking! No, le cuffie no, ci Bravo, vorrei proprio. bravo! Possiamo comprarle, se volendo. Bravo, vai, andiamo a fare Andiamo ai shopping! cinesi qua dietro e compriamo. Bravo, vai, vai, vai! E se le andassi a comprare adesso, tipo prima. Capito, Miking? Secondo me, ora tu sei libero di approcciarti come vuoi, perché comunque sono convinta che nella vita abbia avuto molti successi al di là di questo. Io ovviamente sto scherzando, ma ci hai raccontato che qualche volta è andata bene. Quindi va benissimo, secondo me tu ti devi giocare la carta della originalità, della creatività, ok? Banale, l'alcol, coso, il giacca e cravatta, non lo so, eccetera, eccetera. Bene, giocati quella carta lì. Quindi quando parli con qualcuno di I am an artist. I am an artist, può essere interessante. Ah sì? Cioè che tipo d'artista? E lì vai, illusionista, giocati le tue carte. Miking, non posso urlare, vatti a comprare queste cuffie. Dai, andiamo, digli, senta, mi metta in pausa la menta piperita che vado a comprare le cuffie. Non possiamo, capisce? Spostarmi di posizione da volante. Mi sposto di là, vedersi con meno vento che entra. Sì, cosa fai? Ordine e fai il Entra. vento, vento. E ciao, grazie dei bits, Enrico, grazie Perché de cuore, grazie de è cuore. meglio forse. Perché io c'è un momento in cui là non sento proprio l'audio che esce dal mio telefono. Ma Prova a come parlare mai? Mi senti? Prova, prova. adesso. Adesso ti sento bassissimo. Porco due, abbiamo fatto fino a... Non è che hai abbassato involontariamente il volume? E poi comunque, non è meglio se vai a comprarle davvero queste cuffie, in modo che... Dico che servivano loro, sì. No, le dici scusa, arrivo subito, vado a comprare le cuffie. Ah, ok, facciamo una scappata. Vai Mike. Vai Mike, che secondo me ce la facciamo. Voi un fatto a comprare al Cino la cuffia, la sua auricolare, però se chiede te lo pago subito. Bravo. Sì. Vado dopo. Perfetto. Vado e Andiamo e vengo. torniamo, Vai, ragazzi. vai, aveva detto, io tra un po' mi schianto per terra. Non ho capito se Debba ha invitato Miking. No, no, l'ho Perché invitato io al tempo il problema è che non consapevolmente. avremo la mascherina neanche nel negozio dei cinesi. Siamo qua. Bravo, comprati anche una mascherina, Miking. Mi raccomando, diamo il buon esempio a questi giovani seguitori Ecco, ne ho che una in macchina. insomma. Eh? Ma che Ne ho una in macchina e giù di mano da figa! Dio la Sì, macchina. adesso non è che andiamo in macchina. Velocemente, tac tac, comprare mascherina, cuffiette, tic, menta piperita. Grazie del follow, va, là. Sto facendo una fatica incredibile. Mi sono anche tipo strappata il femore del braccio mentre cercavo di rimanere in piedi. Sì, l'ho invitato io, Miking, perché voleva essere una live goliardica. Lui comunque ha fatto spesso, ci ha reso spesso partecipi del fatto che ha fatto
letto dei libri, imparato a fare appunto a rimorchiare, ad essere più interessante, ciao Titanius, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, vabbè, l'abbiamo fatta una live teorica molto bella tempo fa, vogliamo fare una live pratica, Miking? Ci fai vedere come sono fatti questi approcci? Ed eccoci qua. Beh, Prego. anche soltanto dimostrare come si prende un 2 di picche con un certo stile, non è da Molto. tutti, eh? Ecco, Conte. ok, diamo adito al merito, diamo sì. È molto lontano questo posto di No, beh, negozio? mi fermo nel primo Che a capita. portata di mano, sono ancora a 200 Basta, metri, adesso, forse. quando si dice nei film, col primo che capita, esatto. Quindi Titanis ben arrivato, siamo qua con il nostro inviato speciale, Miking, dalle Canarie, e vedremo, insomma, se riusciremo a raggiungere l'obiettivo di Due un... punti vamos alla playa. A mi me gusta bailar L'obiettivo è e il comunque ritmo sempre della portare a noche. casa un Sound contatto of Instagram, Festa. Un eh? contatto a Qualche. Instagram, esatto. Quindi Miking adesso ci ha fatto vedere cosa non fare e adesso ci faremo vedere, ti sono detto, che cosa si potrebbe fare. Allora, a questo punto ho preso in mano la situazione e ho provato a dare io dei consigli a Miking, che già... Ripeto, una che non sa assolutamente fare nulla di tutto ciò, che prova a dare consigli. Però adesso, secondo me, se lui si siede, ho consigliato, pigliati un locale, pigliati una bevanda, si è preso la tisana alla menta, bella caliente, 25 gradi, Menta ma Poleo. menta poleo. Però comunque, allora a questo Famosissima. punto ho detto, Miking, giochiamo la carta dell'originalità, della creatività. E lui non mi sentiva, allora ho detto, Dio, bubù, vai a comprarti le cuffie. Beh, siamo quasi giunti al momento della cuffia. Vedrai che Galeotta fu la cuffietta. Compra le belle interessanti, eh? E mi raccomando, non ti fare sfuggire l'opportunità di fare tutto ciò con la commessa, la cassiera, qui per lei. Ah, ok, no, Signor quindi allora, Miking. questo posto dove stiamo andando a prendere le cose è un posto dove non si scherza tanto, Come mai non si scherza? perché è di proprietà cinese, no? Quindi poi dentro fai un po' il furbo, ti danno due colpi di No, katana e ti sei sicuro. cazzo, No, ci deve essere un'interferenza. Non prende benissimo a Fuerteventura, non prende benissimo. no. No, dai, sto scherzando, No, però no, non si non è un sente posto bene. che io scherzerei con le Non persone. scherziamo, non No. scherziamo. Ma no, non nel senso con chi lavora, mi sembra sempre il discorso un po' rispettoso. Ti diamo anche tempo se Assolutamente, possiamo assolutamente, sono filmare. d'accordo. Difficile, difficile. Mi sto pentendo. No, non è vero. Però comunque in tutto ciò, Mikey ci sta Siamo facendo arrivati? vedere come siamo arrivate qui. Ci sono le cuffiette. Bravo, compra. È un Seven questo? Serve in che? No, vabbè, in Thailandia si chiamavano Seven i negozi così. Prego, prego, acquisti, acquisti. Qui, adesso prendo le cuffiette. Vai la pecora. Oddio, ragazzi, stavo cadendo. Bello, grazie. Oggi veramente presi bene con gli sticker. Grazie, ragazzi. E con i TTS, beh, l'ho messi a 10 bizzettini proprio perché almeno c'è un po' di movement in live. Sapete che c'è anche il TTS, eh? Se volete far leggere al bot il vostro messaggio, non scrivetemi i papiri che poi ci vuole un quarto d'ora. Volete far leggere il vostro messaggio, è importante che io lo senta, fatelo col TTS che costa solo 10 bizzettini. Ha scelto, ha scelto. Ma è che sceglierà le cuffie? No, faremo prima, faremo prima. Ora ci prendiamo tutta la parte finale della live per dare il gran finale, ragazzi. Mi Adesso raccomando, mi raccomando, il gran finale con le cuffie, eh? cuffiette, adesso aspetta che le scarto, le indosso. In a moment, Ah, per ma favore. le pagate le Menta cuffie? Poleo, Sì, menta 3 poleo, euro, cioè, certo. certo, così quando Menta poleo, si menta faceva uscire poleo, si menta sta poleo, menta poleo, menta poleo, menta poleo, menta 2,95. poleo, menta poleo, Ma che menta belle. poleo, menta poleo, menta Proprio poleo, menta poleo, menta quelle che poleo, stavo menta dicendo poleo. all'uomo Infatti è stato biondo. velocissimo, cioè gliel'hai lanciati i soldi, toh. 2,93 euro, mi ha dato 5 centavo di Io resto. il tempo di battere gli occhi non me ne sono neanche accorta. Va bene. Bene, dai. And when you touch me, baby. No, no, prego. E la mascherina non l'hai comprata? Dai, quanto può costare una mascherina? Oh, ora ti sento. Però lì le hanno detto che non è un problema. No. Forse ci sono leggi diverse. No, Vedi, qua non è capisco. obbligatoria, cioè in realtà noi siamo entrati, abbiamo fatto rapido dentro, fuori. Vai, vai, vai. Rapido adesso dentro a bersi la menta piperita. Beh, Miking. sì, la mia.
Gli ho proposto di mettersi nel setting di un locale, tavolino, scialla, prenditi qualcosa da bere, guardati intorno, radar, tutto quanto. Perfetto. È uscito Miking. Sedge, Sedge. Adesso torna. Che fatica, ragazzi, io ve lo giuro. Sto facendo una fatica incredibile. E quindi, appunto, adesso torna e tornerà nel locale. Si siederà con questa cosa. Si è preso la tisana alla menta. E lì dovrà riuscire a fare colpo su una ragazza, rendendosi interessante. Siccome è vestito da pagliaccio e ha la tisanetta calda d'estate, tutti in pareo, e lui con il brodino caldo, ha proposto: giocati la carta dell'originalità. Gli ho detto: prendi anche delle cuffie belle originali, grigie, va bene, va bene. Torna da noi, Miking! Io veramente, ragazzi, non la dovevo fare questa live, non la dovevo fare. Non è che fraintende, gli dà. No, che mazzata morale. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. È tornato. Ma bentornato, come mai? Chiedo Come mai? scusa, Dovevi fare no, una non so cos'è. puzzetta Devo fuori avere onda. no, ho No. spippolato qualcosa sullo schermo e mi ha buttato fuori dalla conversazione. Va bene, bentornato. Va a fare una Vabbè, dai, puzzetta. ci facciamo lo Bene. sciottino di Sì. menta poleo, Sì. Ma che sciottino bello te la puoi caldo. gustare? Ma tu sei sempre Ah, così di ok. colpo. Gustati una menta poleo, ma in quel contesto, ciao John. Sì? L'obiettivo non è che tu ti idrati, l'obiettivo non ce ne frega una sega se ti idrati con la menta poleo. No, posso L'obiettivo morire di... è. L'ideale era una cannuccia un po'. Ah, ok, me la faccio portare, Carina! così Ma abbiamo anche allora una scusa per... menta poleo, Mi menta faccio portare poleo, una menta poleo, che si sa, la cannuccia... tisana si beve con la cannuccia. Io ti ho detto prenditi un Certo. cocktail, un analcolico, no, la menta Comunque, poleo. dimostriamo che personalità anche facendo... bevendola una cannuccia. Vai, perfetto. Allora noi saremo Miking seduto Wait. con le cuffie, la camiciotta colorata, il vento a lirti i colli proprio, ok? Cosa? Oibo! Niente, che mi fanno gli scherzi in chat. Comunque adesso qua un secondo, è il tempo di ritornare nel Vai, posto Mike, te lo lascio a dove... te l'onore. Fai uno spammino di Prime. Vai, Beh, allora ragazzi, incoraggia la molto nostra chat. semplice. C'è troppo casino, troppo. Incoraggia la nostra chat a Popolo di sostenere il Twitch. canale. Vai, vai. Sì, così imparo a farlo anche sul mio. È un'altra Bravissimo, cosa che non vai, so vai, fare. vai. Esatto. Oggi Allora, ti Popolo di insegniamo tante Twitch. cose, poi. È il momento di sbattersi, di fare clic col ditino in basso a sinistra e regalare un fantastico abbonamento qui nel canale di Deborah Ergosia, poiché è l'unica che vi porta live di contenuto di psicologia, live di seduzione, live di contesti sociali e Troppo positivi. buono. Quindi abbonatevi, perché è giusto. Grazie. Comunque credo che sia in basso a destra, ora non so, eh. Comunque nel In dubbio, in basso a realtà, destra, se sì, è volete vero. abbonarvi e sostenere il canale, c'è direttamente il comando in chat, eccolo qua, sub, e non funziona. Perfetto, andiamo avanti. Come mai Cos'è non che non... funziona? Non ce la faccio, ragazzi, oggi io mi fermerei. Viene un collasso, un prolasso mi sta venendo. No, no, adesso lo chiediamo alla prima che passa, come mai non funziona il tasto delle sub. No, non è che io chieda prima che passa. Ti vai a prendere la tua tisana alla menta di Ah, ok. merda. Sembra uno No! No, di menta, scusami, di menta, di menta. Sì. e da quella tisana lì ci devi far uscire fuori una bella cosa. Mi raccomando, il titillamento del radar. E tu hai un abbonamento a Qual Amazon è il lamento Prime, del radar? ma lo sai che puoi abbonarti Adesso al tuo ti. canale Twitch preferito? Scrivi sub in chat, enormi vantaggi ti aspettano. Ritorniamo Sacchina dentro, sorpresa, l'abbiamo fatta. Ergosi uno culo. Cos'è sto flautino? Che è sto flauto magico? Questa no, non è un flautino, è una chitarrina. Sono due ragazzi che adesso vi È una faccio vedere e chitarrina. procederò a inquadrare. Cioè il suono era. Ed è una chitarrina? Cioè il suono era letteralmente così? Era Sì, adesso esattamente te lo faccio così? anche E vedere. quella era la chitarrina? Sono quei due soggetti là che stanno... Ah, ormai è un
delirio, ormai è una cosa incontenibile. Il flauto dove l'hai sentito? Io ho sentito te che facevi il flauto. Ma io tuttora sento un flauto. Tuttora sono sento un flauto. Sono quei due ragazzi là che suonano. Oh, sento anche un basso. Dun dun dun. Magari è la musica qua dentro. Non saprei. Va bene, allora ti sei riseduto lì. Hai la tua tisanina bella calda? Sì. No, pronti? Oh, basta. La sto menta poleo. Allora ragazzi, io l'avevo fatto il comando sabato. Mira. Non c'è più. Non c'è, oh, vuoi sapere una cosa buona? Ci hanno portato il biscotto, ci hanno portato lo zucchero, non ci ha messo il mentapoleo. Oi boh, quindi è acqua calda, no, e zucchero e basta? È acqua calda e un biscotto. Ma glielo vado a dire che manca la menta, che cazzo, l'acqua calda, il brodino, porco, giuro. Ok, agli che si rubò, agli che si rubò il mentapoleo. Mi salvo allora, c'è ragazzi il link per saparvi. O magari è volato via col vento. Vedi, aprendo il link potete scegliere se fare un abbonamento per voi, regalarlo a qualcuno, fare il pacco livello 1, livello 2, livello 3, insomma ce n'è per tutti i gusti. Comunque la situazione è bassa anche con le cuffie, secondo me sono io che sono scordo. Scusi. No, ma io sono cacciafica fica, ti sei comprato, perfetto, biscottino, acqua calda, tac, camicetta e si vola, sì, si vola. Adam, menta, quella io sono menta sopra. E si vola. Tac. Mira, para chi? Para chi, para i, para i. Hai voi, era volato via. Grazie. Era volato via la non l'hai già pagato? Ho pagato, sì. Ne sono caduti anche 20 cent. Voi non sentite un rumore che sembra un flauto? Questo è un flauto. Siamo disperati. Allora adesso, Mike King, mentre bevi la tua pozzetta d'acqua tiepida, credo ormai sia diventata, con gli occhi, guarda in giro con questo sguardo, se c'è qualche persona che potresti essere interessato a conoscere, dietro di te? A caso, così a caso, grazie. Molto bene. Sarebbe stato forse meglio avere la possibilità di un contatto visivo alle spalle, devi solo tirare la freccia. Devi tirare la freccia. No, abbiamo approcci. Ma che figa! Di altro tipo, allora, secondo me. Sto freddo, chi è che bussa a sto convento? Ciao, Kellad. Cosa fai? Suoni la campana? No, eccoci qua, perfetto. Guarda, no, le picchietterei su una spalla e le direi tipo ciao. Toc toc, ho capito. Toc toc, ciao, sono Mike. Tu dici che siamo sempre a campi caldi. Io avevo proposto lo scenario di una cosa, lui è il pendolo. Ho capito. Una cosa dove c'erano un po' di sguardi prima, un po' di bevuta della bibita, delle cose eccetera eccetera. Se lei mi sta alle spalle, sia santo. Allora facciamo così, guardiamo un'altra ragazza e sorseggiamo una. Quindi cambiamo direzione. Bravo Mike, così ti voglio monello. Allora bravo. Allora facciamo. Instaura un contatto visivo, vai. Sì. Sì, lei risponde, ma come sì? Vi passo di qua. Devo aspettare che i PC smettano di funzionare. Certo. Perché aspettiamo che i computer delle persone esplodano, così, spontaneamente, combustione spontanea, e tu dici, sono rimasto solo io, ragazze, prego, accomodare. Mike, facci vedere se puoi cosa adesso, c'è facci vedere. Faccio un giro di cambio di camera. Pacco 1 o pacco 3? Eccoci. Ottimo. Allora, bene, non c'è nessuno. Perfetto. Allora, abbiamo trilogia di ragazzi. Perfetto, anche i due ragazzi. Abbiamo un gruppo di ragazze. Ecco. Abbiamo smart walker. E poi abbiamo, attenzione, il soffitto. La fuori, la nostra vista sul fuori e i nostri schitarratori. Allora, guarda, io direi che di tutto sto papà.
qui davanti ci sono delle, delle ragazze e delle signore, ok? E c'è una situation anche al banco là in fondo. Al banco di fondo. Allora, Mikeing, spavaldo come sei, ti potresti sì. alzare con la tua tisana, andare lì al banco sì. in fondo, fare una passeggiata, dare senza dire niente qualche sguardo fulminante alla persona che più ti colpisce e andarti sì. a sedere con un lasciando un po' degli effluvi di profumo che lei rimane inebriata. Vai, 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 ok, vai. aspetta allora domanda, cioè tu vuoi che io praticamente faccio un giro per il locale con la tisana tipo a pavoneggiarmi, giusto? Sì. Vai. Facciamolo. Ma non a caso, vai a guardare chi ti può interessare, cerca di capire e guarda se questa persona osserva, se questa persona allora, ricambia fa... l'interesse o fa così, capito? Come abbiamo allora, visto fare in un programma recentemente. Guarda, ecco qua, ha spento la mi sbagliato. No, eccola, rete. No, è che fare il cambio telecamera normalmente, in altri... Qua invece devo selezionare qui, fare così... Oh, bello, questo angolino di nullità, di nulla. No, ecco, faccio vedere. Abbiamo selezionato, diciamo, la ragazza che si tocca i capelli. La ragazza che si tocca i capelli. Ok, non chiederle se ha la forfora, non chiedere se ha i pidocchi. Mi raccomando, Mikey, non mi cada sull'uccello. Ok, no, era solo per farvi vedere, diciamo, la persona. Era solo per intenderci. Facciamo vedere una persona che su quale, diciamo, abbiamo messo lo sguardo. Ok, cosa dici? Quindi adesso... Perfetto. No, se tu, ecco, il top sarebbe se tu suoni mentre io mi avvicino, tu suoni la flautata. Per lei, facciamo finta che lei. Siamo una coppia di artisti, no. Tu adesso non dire niente, prima alzati, fai una piccola sfilatino, e cerca lì, non so, fai finta di fare qualcosa, guarda, fai così, interessati, c'è qualche quadro, c'è qualcosa davanti lì in zona da lei, tu passi davanti a lei e poi ti soffermi. Sono delle gran palme in un angolo. Guarda la palma, tocca la palma e fai... Okay. Wow. Fai finta di essere un apprezzatore, poi torna indietro davanti a lei e guardala. Vai, proviamo così. Vado, ci sta. Simone, io sono disperato. Allora, intanto, ma com'è disperato? No. Tanto loro non mi sentono perché lui ha le cuffie. Bravo, prego. Esatto, non ci sentono perché siamo ormai cuffiati. Ormai è diventato comunque, adesso... per me un obiettivo di vita, veramente. Vai, Mike, sì. vai. No. Vai, non parlare con me, guarda lei, vai, charmant, vai, pavoneggio, No, come charmant? pavoneggio, aspetta, arrivo qua, sorseggio così, faccio roba di Instagram. Sì, ma non guardare me, guarda lei. Vai, adesso è lontano, adesso mi avvicino con la palma. Tra l'altro le persone che lavorano qua mi stanno guardando anche un po' come dire, ma questo è veramente matto. Esatto, ma perché tu non devi parlare con me durante questa piccola gag, devi essere charmant, devi andare sì? La ragazza è dietro? Vai, tocca la palma. No, è qua davanti. Aspetta che accorcio un attimino tocca, lo stecco. La nostra palma è questa qua. Questa è mamma mia. È finta, tra l'altro. È finta la palma. Non può fare la... Ora che ti sei accorto che è finta, fai... È fintissima. Torna indietro, vai, un po' di interpretazione. Torna indietro, non mi guardare, non mi parlare, non parlare. Guarda lei. Allora, secondo me non mi ha guardato in uno sguardo. Com'è quando... possibile che all'andata ci hai messo un quarto d'ora e al ritorno sei già qui? E ci sei passato davanti alla ragazza che si toccava i capelli? Certo, dove ha toccato? Era la ragazza di fianco alla palma che è di plastica. Gliel'hai lanciati gli sguardi d'amore? Sì. Io non lo so, ragazzi. Gli occhi guardano me. Dopo questa toccata alla palma ci darà il suo Instagram. E potevi provare a chiedere... Com'è questa? Potevo chiedere alla palma. Fai un po' l'apprezzatore di tisane. Guarda, ti dico, io le godo le tisane. Lui se le gode le tisane. E in genere godo le cosine caldine. No, adesso no, sembra una cosa... Sembra male. Sembra male, però in generale è una bevanda calda, cioè è più adatta allo stomaco quando arriva rispetto a quando ti arriva fredda. Io sono diventato vecchio, nel senso, faccio una vita da malato per morire sano.
Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Ah, senti, ma questa ragazza che è sempre da sola, guarda questa ragazza, guarda questa ragazza, sì, è sempre da sola. Sì, oh. Sì, che sì, cosa sta facendo in questo momento? Guarda te, guarda dall'altra parte. No, guarda, guarda, passa dall'Apple computer, sì, quello, come si chiama, il laptop, passa dal laptop all'iPhone e viceversa, e rientra. Ok, è molto impegnata. C'è qualcuna che guarda per aria, che è lì che si annoia? No, sono tutti abbastanza dentro il nel mood, stiamo lavorando, siamo fighi perché lavoriamo dal baretto in vacanza sul mare. Allora, fuori sul a faccia sul mare c'è qualcuno che sta guardando il mare? Sì, ce n'è uno là in... scusami. Si è un po' arrabbiata la ragazza qua di fianco. Allora, perché io farei così. Perché si è arrabbiata? Perché sta parlando al telefono e gli ho fatto un sì nelle orecchie. Ma di andarsene a fanculo, che è lei che dà fastidio a noi che parla al telefono, non ho capito. No, si scherza, si scherza. No, comunque... No, lei, tu parli con me, lei parla con l'amico suo e ognuno parla. Allora, tanto aspetta. E insomma... Noi pagato abbiamo pagato. Sì. Io non sento l'energia che fluisce in modo positivo qua dentro, quindi farei uno sciottino di menta poleo. Vai, cala giù tutto. Ah, beh, sì. Ah. Davvero uomo, tra l'altro, ah, bravo, madonna. Perché la menta, per l'alito, quando gli dai ciao, almeno non sarà una, non so, sfiatata dei tubi innocenti quando passano quelli da... E bravo. Io penso di avere un alito abbastanza buono, comunque, in generale. Ma non lo mettiamo in dubbio con tutto l'impegno salutistico, bravo. Poi un po' la Mr. Bean, no? Quando vai davanti alla ragazza che ti faccio, anche così potrai fare. Bravo, sentiti anche proprio... così, che può aiutare molto. Non so se ve la ricordate quella scena lì di Mr. Bean, bellissima. Allora, adesso abbiamo visto che all'interno del locale tu ci dici non c'è nessuna persona... O meglio, c'è una ragazza che... No, c'è quella ragazza che trovo carina. Il problema è che ti sta facendo ampiamente i cazzi suoi. Non c'è stato quel feedback. Dunque, poi vai a fare... È difficile trovare un feedback se tu guardi e parli con un telefono. Non può capire che tu eri lì per pavoneggiare. Scusa. Ti devi pavoneggiare? Non do così, allora. Così. Ma in questo momento nessuno ti sta guardando. Il fatto di passare davanti era un modo per farsi notare. Ho immaginato. Bravo. In realtà ci siamo già stati notati entrando con un telefono e parlando, dicendo: ehi, posso fare una diretta Twitch? Ci hanno già notato. Il punto, secondo me, non hanno valutato il sottoscritto come maschio. Sì, o come maschio riproduttivo adatto. Maschio riproduttivo adatto. Maschio riproduttivo adatto. Senta. Faccia così, mi vada su il bagno schiuma, no, il bagno asciuga, ma non il bagno asciuga, qui sul terrazzino, a vedere. Andiamo se magari terrazzino. Ti puoi avvicinare a qualcuno, in silenzio, e insieme guardare, sentire le vibes, insieme, non troppo vicino, e guardare il panorama insieme, e poi esclamare, che meraviglia, e l'altra persona dirà, ma stai zitto, no? E niente, una cosa del genere. Ok, beh, lo farei. Grazie, hasta luego. Volti per sta felice di vederti uscire. Ma perché mi sta uscendo dallo slocalo? L'avevo detto di andare sul terrasson. Ah, siamo sul terrasson. Siamo sul terrazzo. Ah, che meraviglia! Sì. Così? Così. Vai adesso. Molto, molto... un po' anche sotto le righe. Non so come... E ti metti a guardare il mare, fai pensieroso, anzi, tira fuori un taccuino e scrivi sopra una poesia ispirato da quello che ti fa vedere il mare. Adesso, oh, guarda, bravo, lo sguardo di uno che sta pensando a qualcosa. Bravo, il mento. Di Castiano, la ragazza è saluta con la maglietta verde e l'ha guardato. Sei stato già notato. Ah, tu dici? Bravo, allora, okay. Prova un attimo, datti tempo. Allora, tanto potresti... Oh, bravo, sentilo il vento. Io la reciterei anche qua pubblicamente, così, un po' pavoneggiante. Aspetta, la poesia. No, che se tu vai lì e ti metti a dire ad alta voce una poesia, dice, ma come mai? Ma come mai questa persona dice ad alta voce una poesia? Bello, Però, fai, gira un po' gli occhi e guarda se questa persona con la maglietta verde ti sta ancora guardando. Dai, non mai nota. No?
No, io credo che... No, no. E poi secondo me c'è stato proprio il minuto in cui sono arrivato così, champagne, regalato, guarda sta faccia da pirla, e poi penso sia tornato a mangiarsi il suo, la sua birretta e il suo piatto. Scusi, Mike, si fermi un secondo. Mi faccia vedere... Sì. Ma ci abbiamo proprio le, addirittura le emoticon di Mike. Mi faccia vedere intorno a lei se c'è qualche persona che la sta osservando. Un momento, cambio di fotocamera. Opla. Siri, gira la fotocamera. Opla. Opla. Ok, abbiamo dunque, una pagina perfetta. Questo era la nostra situation dove eravamo seduti allora, prima, guarda, dove eravamo lì dentro. Ho già capito, fai così. La panchina, bravo. Adesso qua, ti mi siedo qua. Nel bordo estremo dell'opposto della panchina. E sì, con tono di voce basso. Inizia ad ammirare il mare con uno sguardo assorto. Hai carta e penna, Miking? No, purtroppo non ho carta e penna per fare. Allora, morditi un dito e col sangue sulla mano. No. Here second. No. Vabbè, c'è una citazione allora, di One Piece. Bella, Give me a second. Niente. Bella. Gear second, sì, un'istituzione di One Piece. Allora, attenzione ragazzi, perché qua mi sembra che sia troppo giovane la ragazza di nuovo. Ok, io pensavo di avvicinarmi lentamente slidando. Non ti devi avvicinare slidando, devi stare lì e renderti interessante. Lei deve notarti, capito? Ah, ok, ok. Ecco, allora, se tu noti, lei in questo momento è così, col cellulare, come dire, sì. Porta una sega, cioè proprio... Però adesso rilassati, beviti questo calice di niente che ti sei portato. Ma no. Dici, guarda un po', dici. Cioè, il problema è che tu stai parlando con me, dovresti far finta che io non ci sia, capisci? Che siete da soli, un momento di intimità, volendo possibilmente. E quindi, bravo, con questo sguardo un po'. Capito? L'ideale sarebbe stato, non lo so, fare un disegno, fare un ritratto, scrivere una poesia e regalare il guarda. Non ti vorrei disturbare, ma in questa situazione così meravigliosa ho pensato di fare questo per te. A comprare carta e penna. Questa no, ragazza di nuovo, è una bella idea. Basta, cioè, stiamo rendendo ricchi quel negozietto che vende tutte le cianfusaglie. Capito, no, ma se tu giri in giro senza carta e penna, vada a prendersi un fazzolettino di carta dal bar e faccia un disegno. Adesso, se no, glielo chiediamo direttamente a lei se c'ha carta e penna. Ovvio che non ce l'avrà, però... Questa è una bella idea. Mi piaceva di più la cosa della sorpresa, ti ho fatto un pensiero. Lo so, ma no, ma anche cioè, se... capito, nel senso, invece che pretendere che l'altra persona dal nulla non ti conosco, va lì e vuoi il numero, che cazzo, no. E allora io do qualcosa a te, io faccio qualcosa di bello per te, e allora l'altra persona forse certo. Potrebbe sentire. Vadi, mi dà un foglietto col suo Instagram e se ne va senza dire nulla, che sembrano i biglietti di allora, no, quello del bigliettino da vista è una roba che io ho trovato sempre piuttosto svidente, nel senso che un uomo che va, lascia il numero, poi nel senso perché non dai nessun stimolo all'altra persona per farti cercare. Quello che non sei mica bello impossibile. Lo vedi che la sai, la teoria. Io so anche la pratica, dopo si tratta di metterla in atto. Bravo, Mike. Do you have pen and paper? Because I feel the feelings to start making one poetry right now. You have your phone? No, but I'm using to record myself and talk. So, what's your name? Yeva. But you live here? No. You work for NSA? No. just yeah. Okay. Just enjoy your holiday. Thank you. Okay. Are you influencer? We are influencer, Deborah. Yes, you are. I'm an artist. Yes, you are. You want to come in? So, ragazzi, eccoci hello, qua. World. Hello. Would Hi. You like one of these? Yes. You can listen. My friend here, Deborah. She's, we are streaming on Twitch. Nice. Hello. Hi. Okay. I'm Deborah, do you know Twitch? Do you know Twitch? No. Twitch is the app. Pardon? No, it's a streaming platform. I need to make a picture, me being on that thing. Okay. Yes. Is it popular? Yeah, kind of. We are Italian influencers. More or less. Siamo popolari, yeah. Ragazzi, ci sta dicendo, niente. We can also, Not so much. If you want, go on Twitch TV, on your Safari or Twitch TV? / Ergosia. Invece che fare il rimorchiatore. Twitch, there is one Twitch like this one. No, hold on. Twitter. Twitch, yes, Twitch TV / No, però...
Okay. No, no, it's perfect. Is it? Slash? Slash? Ergosia. Or can I tag? Cioè, ho mutato. Praticamente mi sta spammando il canale. Invece che fare lui il rimorchiamo. And what are you talking about? Actually, today we are doing... You know, you can see us. And also you can read the... Wait, I need to send this to my friends so they can watch online, more people, yes? Yes, more people can come in and enjoy the chat. Okay. Spammino. Friends, come in. Però potrebbe essere che funziona, nel senso che magari where are you from? Lithuania. Lithuania, yes. Lithuania. Ah, okay. Oh. But you are here for a long time or just... Just 2 weeks. Ah, 2 weeks. We came here for okay. Surfing. Sta funzionando. Ah, surfing. And you surfed? Not yet. I surfed a lot. So this is us, yes? Yes, this is us. Hey, you are here. You are nice. And also, people in the chat, we have a spam offer. Ragazzi, esatto, ragazzi, chat. Spammate un po' di cose carine in chat, che così salutiamo la nostra ospite. Dai, here we are. Dai, browsing. Dai, nice. Dai, ah. Very so what's nice. Name? What's your name? Yeva. 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 What a nice Yeva. Name. And what are your names? Ah, my name is Mike. Yes. It is for Michele, but it's Miking. And Deborah is also, his name is Ergosia. Her name. Nice. Is, my name is Deborah. So, yeah. You will stay here for 2 weeks, but you are in accommodation like surf house with the school? In surf house. In surf house. Which school are you? Corallejo. Surf school by Pearl. Okay, the cool. Best one. The best one. Really recommended. Okay. Ah, okay. Ci but sta you... raccomandando un bel posto dove andare a dormire. Okay. No, in realtà quella che ha spiegato lei è una scuola di surf. I'm translating to the Italian, yeah, no? No, because I live here, but yes. I've been here like four years of holidays and doing surf school. But I was not. So you school. Have your own surf school? No, no, I live here. And but when I discovered the island the first time, yes. I was coming with the surf school accommodation. No, they give you the house, the surf lesson. And which school? It's homegrown. The one in the center. We have never heard that. Ah, okay. Every year we are coming back to the same one. It's the best. Okay. Well, so it's not your first holiday? Fourth holiday, okay. Me, after fourth holiday, I choose to move and live here. Volta. And nice. Maybe next year? Okay, you will move here. what qui, is your job? I'm a doctor. I'm a doctor, okay. Actually, they are looking for medical... people who work in the lo puoi lascia prendere. Nessun problema. Ah, no, un poco ya lo entiendes, però, Poquito, un poquito, poco, un pochitito. Sì. Okay. The art is the art, nel senso, inside you can... What kind of doctor? You, the one family you, doctor. Cioè, family ridere, doctor. Family, no. Family doctor. Okay. General. General doctor. Oh, okay, nice one. Beh, offre da bere. But you have a big chat here. We have a big chat. Ah, ragazzi, sì, nice. Pavoneggiatevi, ragazzi, vi sta guardando. Dai, sì. Hello, Brulone. Hello, Diano. Bicchieri smussi. Poi c'è Zio Pelu, che fa il moderatore. Mi sta salutando. Diano. Hi, Eva. Hello. Nice. Chiedile perché è lì da sola e se ha piacere di bersi una cosa, fare... Deborah is curious to know if why you are here right now alone. I'm not alone, I'm with my friend. Ah, okay. Ah, the table. Yeah, so my friend, look, she's coming. Ah, okay. Migla, come. Oddio, si è sbagliata addosso al vulcano. One more doctor. One more doctor. Hello. Oh, hello. Okay, would you like hi. To come in? Okay, Migla. Where did they... if you want, you can sit on me. If you yes, want. You can sit. Okay, eccoci qua, ragazzi. Deborah, hi, nice è finita così. È iniziata che questo approccio diretto non funzionava. So, boss, welcome on Twitch. This is Deborah. She's an Italian streamer. And we are doing this live stream to teach Italian guys are watching how to pick up beautiful girls on the Fuerteventura Island. Yes, but so, not really pick up. It's something nice more. Nice it's topic. Something more. Maybe Mika would like to say something. Ah, would you like to wear all but your... I can give one. I don't know. They will ask girl? The question. Ah, they ask the question. But yeah. Deborah, you can talk in English. More or less. More or less, but you bit. Understand her English a little bit. Okay, she's very good at English. Okay, dicono comunque che sei brava con l'inglese. But what's her name? Pardon, Migla. Migla.
Like Miguel in Spanish. So, no, Miguel. I do like this. No, wait, it's not. You know, you're okay. Comfortable? Of course. Okay, thank you so much, girls. We are doctors, so we are always close to the people. Okay. So, Eva, is it your name? Eva, what was it? How was Eva it? Is her Eva. Name. Yes. Eva okay, and so, Miguela. Migla. Yes. And Migla, yeah. Hey, Michele, Mike in the center. I know. How did you find Mike with you in this case? Cioè, gli ho chiesto come le è piaciuto questo approccio oppure no? How was it? Was it cringe or nice, funny? Okay. How was it? Okay. The question is for Eva. Yes, because she was the, okay. The first one. Then the question is, Eva, do you feel cringy or weirdo my approach to you? Non ho capito. Okay. Okay. Almost crying and... No, why almost crying? What happened? I'm kidding. Comunque no, ha detto che era... Ha trovato... Would you like to repeat a little bit? Beh, insomma... What? Would you like to repeat? Ma non servono le cose... So, sorry, I haven't understood. Io non sento più Deborah, quindi potrei parlare tu in inglese. No, I was sitting alone and Michele just started to talk to me. He wanted to get a piece of paper for his poem. Yes. And I said that you can write on me. He said, come. Okay. Okay. Lui ha chiesto a lei un pezzo di carta. I'm a really good writer, eh? E lei ha detto, no, puoi scrivere direttamente sopra di me. Ah, okay. Because also she's talking with the chat. Yeah, no problem. Okay. Esatto, but you girls are both single or taken? Single, both single. And we have no life, doctors. No, do you really? You have, yeah. We're working all the time. Yeah. And so but it's not easy to find how to say boyfriend. No, somebody who work with you with the same in the same hospital or sort of stuff like that. No. Cioè, addirittura non una ma due, okay. Ma stiamo scherzando. All guys are taken already. Okay. All guys are the taken. Best guys. But all guys Viking. Are taken. Okay. Not and girls? Viking. No. He's single. Are you in... All girls are single. Okay, the girls are single and the boys are taken. You can come to the hospital to pick up girls. So Mike is very, it's a good guy. You can tell them they can come to Lithuania to the hospital. Okay, I will offer myself a volunteering or to come and visit your hospital. You can do whatever but actually, girls, we don't have to go to Lithuania. We can do whatever we want right here, right now, without waiting until to go back to Lithuania. Maybe. Do you have a day off in your trip? No. Okay. You can want to say this discussion. Yes. Today was the off. So now we went to eat. Okay. And then to sleep. Okay. So no party tonight. No. We went to Los Lobos and we walked around the island. Yeah. Dead. Okay. Se puoi unirti a mangiare insieme a loro o è troppo, ragazzi? I'm still fucking can I stay with you? ma non lo so, ragazzi. Inteso, se puoi stare con allora, loro. Okay. The Deborah, the girl in Italian, is asking Miking, so about me. Ask about mia ex è Lituan. The vintage game lover. His girlfriend his ex girlfriend was from Lithuania. Was from Lithuania. From Lithuania. No, puoi anche togliere le cuffie, così loro ci sentono le ragazze. Ah, okay, let's try to keep remove the yes. Quindi, okay, can you hear me now? Yeah, yes, or no? No, COVID, no. No, but they are. I'm with the doctor. Eh? If in case of COVID, I'm safe. Yeah. Three vaccines, no problem. No problem. Okay, three vaccines. So, yes, good. What is the first thing you watch in a guy? In a guy? Yes. Quella prima cosa che guardi in un ragazzo. Here, of course. The first thing I see the looks are people. Okay, so in a range of from 1 to 10. Non ho capito. Ah, si sta facendo dare un voto il signor Miking, eh? Attenzione. People in the chat. 24. Che anni ha? 4, eh? Guarda. Come c'è, Migla? Le hai chiesto quanti anni dimostri? No. Well, it's not the age. The rating. Oh, the rating. From 0 to 10. No, but 24. I'm 37. I understood that you're older. But in a range from 1 to 10. 27 rating, anni, Mikey. I don't know.
9 plus. Ok, 9 più. Not 1 plus, but 9. Ok. Mikey, falli vedere un numero di magia. You know why you look so young? 10 points. Ok. Ah, ok. So young. 24? Ok, ah, dicendo che but the guy is like the wine. Un mese going to fish. Oh, okay. Guys, we have to hear. Best wishes. We are leaving you the Michela because we are just going. I have one last question. Okay. Would you like to stay with me? Exchange Instagram? Yes. Yes, no problem. Okay. Cosa è successo? Ah, scusatemi. Eh? So, and I give you a follow back. Gli è stato dato Instagram! This is the first one. Yeah. Very good. This one. Ah, okay. Very good. Double, yeah. So, girls, you are very nice. I really thank you. Can you hear me? It's making sounds like... Okay. Come si dice simpatiche, okay. Ragazzi? Nice. It sounds like my making, but also sounds like my king, my own king. My that's king. Somebody that I will. Yes. King, I will. Ma mi sentite? IQ1. Yeah, but it sounds making. Michele, mi sentite? Hello. Nice to meet you too. Can you hear me? Can you hear me? Yes, we can. Okay, okay. So you are very nice, girls. Thank you very much for the time. Have a nice holiday. Ciao. Bye. Oh, Mikey, complimenti! Bravo, Mikey, un applauso, ragazzi! Pioggia di sub, non mi ho fatto neanche una sub oggi, ragazzi. Mi metto un attimino le audio per sentirti meglio, Deborah, scusami. Come mai? Dai. Maestro, insegnami! Mi sono fatta un culo così. Io volevo dire. Eccoci qua. Io, innanzitutto, grazie alla chat, alla vostra energia, la motivazione, tutto quanto. Bene, però devo dire. In te fino all'ultimo, Mikey. Gli approcci funzionano finché non funzionano. Cioè, poteva sembrare un kamikaze, poteva sembrare una roba, no, però finché non funziona. Tu sei stato molto carino nel chiederle scusami, avresti una penna? È vero, ci sta. Ma questo è l'approccio indiretto. E guarda caso, ha funzionato, non per ha dire, funzionato. Ma te l'avevo detto. Dai, GG. Beh, io direi che visto che siamo in fortuna, continuare a battere il ferro finché è caldo. Ma non con loro. No, con loro noi abbiamo chiuso il nostro obiettivo, abbiamo fatto caricato. Non uno, ma bensì due approcci Instagram, che sono giusti. Metto un power bank. Senti, che siamo al 30% di batteria. Io mi permetterei di dirti che le ragazze erano molto, molto simpatiche, molto al gioco, sì, molto carine. Alla mano, ci sta. Ah, secondo me, visto che comunque Instagram te l'hanno mandato, potrebbe essere, te lo dico subito, per non darti una roba e poi ti bannano. Te lo dico subito. Però, in realtà, tu potresti, mai storto, mai... Mikey. In questi giorni, questa sera, domani, scrivere e dire ciao, io sono in giro, vi va di prenderci insieme con i vostri amici anche, una cosa informale, certo, insieme anche agli amici. Siete molto simpatiche, mi piacerebbe passare altro tempo con voi in amicizia. Nel senso, ora, se magari mi sbaglio, però, capito, invece che andare subito sul ho visto che mi guardavi con lo sguardo brillante e poi diceva che cazzo stai a di... Forse, no, allora, però, attenzione. Un secondo appuntamento, anzi un primo appuntamento, potrebbe essere... Poi appuntamento, ci sta. Poi ci fai sapere. Poi comunque, ripeto, stanno qua 2 settimane, ce non c'è neanche da avere fretta. Insomma, c'è una regola, ragazzi, a Fuerteventura, che non è stata detta da me, quindi non è una regola dei seduttori, del mondo dei seduttori, è una regola nata dai maestri di surf qua dell'isola, che dice, attenzione, se non te la ciulli la prima sera, no, se la ciulla un altro. Questa è la regola... Eravamo devo qui dire... a dire le cose carine, a dire le cose belle, fatte bene, dai, arriva lì. Vabbè, però per dire, no? Era... Vediamo se riusciamo a salutarle, se si vedono ancora, oppure sì, no. Sì, tranquilli, così. Ciao. Ok, sono andato. Ciao, bravissimo. Non ci hanno visto, ciao, arrivederci, bravo, grazie. Bravo. Ecco, il mistero dell'isola. No, però amica, per dirti, succede che comunque a volte uno c'ha il momentum, come dicevo prima, no? Sì. C'ha un po' di spinta, no? Da dentro, che fluisce. E c'è stato un po' di momentum del fatto che noi stasera, oggi ci siamo messi in gioco. Sì. Poi è arrivata il momento in cui la panchina, la situation, tutto ha conciso, l'universo si è allineato e abbiamo avuto, diciamo, un buon risultato. Però Mike, in piccolo appunto,
mi verrebbe da fare adesso... è che se loro vedono che è una roba goliardica, cioè poteva avere il suo motivo, no? Però sì, c'è Deborah, si scherza, siamo in live, ciao, siamo in live, lo dico anche agli amici. E il focus di fare colpo si va a perdere, capito? Secondo me è stato molto carino e divertente, però... Però, ripeto, nell'arco di un... adesso non so che ora sono, sono le 15, le 16:40, alle sì. 5 di pomeriggio, grosso sì. modo. È difficile anche poi che questa cosa possa quagliare bene, cioè se però, era magari sì, una era, se dico se era single, che per dirti sono qua da sola, e poteva starci che magari si cenava insieme e poi si poteva diciamo digievolvere la serata insieme, ma col fatto che erano in due e stavano già cenando, perché comunque gli fa il tipo gli è arrivato il pesce, tipo hanno detto noi andiamo a mangiare, ciao. Ma loro erano da solo o c'erano anche altri amici? Perché comunque potevano... No, sono due amiche, due dottoresse in surf school. Top. Quindi loro dal mattino alle 10 grosso modo fino alle 15 sono impegnate con la scuola, il resto del tempo non hanno la lezione del surf. Bene. Quindi bene. Hai diciamo la giornata per goderti il mare, la spiaggia, fare un po' i cazzi tuoi. Però ripeto, tu comunque il contatto ce l'hai, puoi verificare se sono state carine e simpatiche, ma in realtà mi importa una sega, oppure se allora, comunque, ripeto, li potete rivedere in altre occasioni. Questo io ho una grigliata, un barbecue, e la posso anche buttare lì. Il problema è che, come io giusto, avendo studiato questa cosa un po' seriamente. Calma. No, sì, lascia perdere la calma. Il punto è che poi dopo loro sono a Coraleco. Io vivo in un paesino fuori, io vivo nell'entroterra. Quindi dopo c'è anche la location, tutte queste cose da risolvere. Senti, ma tu cosa hai imparato però, da questa cosa? Nel senso, se adesso tu dovessi... Non è utile pensare appunto di... Ecco, qualcosa... Che è un po' allora, la storia del fazzoletto. Però un conto è... Cioè, il fazzoletto, mentre stai passando, un altro conto è, stiamo là, un po' di silenzio. Un attimino per far vedere un sorriso, la dolce, no, sicuramente una delle chiavi che è secondo me, per me la chiave della mia seduzione è la dolcezza, comunque essere una persona dolce con un po' di sentimenti, cosa. Quindi invece che andare subito all'attacco ti siedi, ti guardi intorno, così cosa, poi dici sì. Ciao, no, non ciao, scusami. Per caso, questa mi è sembrato che abbia funzionato. E se tu invece te la porti dietro la prossima volta una roba, può essere una cosa carina da fare questa cosa. Non lo so, raga, non lo so, può essere carino? Certo, no, cioè, allora, in realtà... Piacere, con secondo me, da una cosa che ha pensato sul momento guardando me, pensando a me in quel momento, capito? Quindi, no, il ritratto, se fai cagare a disegnare, fai un disegno... Certo. O una scritta, due parole, una poesia, una roba che non sia banale... Tu sei una persona originale dolce, sfrutta questa chiave, ragazzi, ed è subito coach. Ragazzi, diventiamo persone migliori con Deborah Ergosia. Format, se qualcuno vuole entrare non oggi, nel corso del tempo io vi faccio veramente, cambio la vita. L'ultima Beh, persona comunque devo dire che comunque il tuo approccio Mica. Di dire facciamo la penna per scrivere una poesia, ha pagato. Però possiamo anche ammettere a noi stessi che nonostante non sembrasse, perché la ragazza inizialmente era giustamente nel suo ma che figa suoi, quindi era anche chiusa fisicamente per quell'attimo che l'ha inquadrata, ciao sbigi, e però sì, voglio sì, dire sì. A un certo punto si è subito molto aperta, ma anche tanto, secondo me, nel senso era molto contenta, si è anche avvicinata a te, ho notato delle cose che mi hanno colpita. Poi tra l'altro pure il concetto esatto del Covid e tutto, cioè loro hanno tre vaccini, ok, per quanto ne sanno tu non ce l'hai, quindi, però certo. Io ho evitato di fare delle discussioni, poi non voglio discutere sui vaccini, se ognuno no, fa quello beh, che tu le hai dato la cuffietta, lei se l'è schiaffata nella Uegia. Vabbè, io non l'avrei fatto, quindi voglio dire, ecco, lei è molto più amicale di quanto potrei essere io, ok. Però è stato un momento molto simpatico, credo che anche loro si siano divertite. Guarda che comunque è una persona che, come si dice, una cosa che potrebbe servire era a fine serata fare diciamo un attimino un recap degli approcci che ci sono stati. Fallo per, adesso, è il momento giusto. Lo facciamo adesso, giusto. Ok. Vabbè, molto semplice. Allora, il primo approccio che abbiamo fatto penso sia stato una... Vabbè, andiamo un po' come me le ricordo. L'approccio con una ragazza di 14 anni al ristorante. Un per po' carità, lo definirei... carico, nel senso un po' troppo effervescente, però mi sono sentito di lanciarmi
proprio perché c'è stato quel momento con un gioco di sguardo in cui mi sono sentito di dire mi butto. Vabbè, poi magari non succedeva niente, però... Che non era un gioco lì... di sguardo, semplicemente avete accidentalmente incrociato lo sguardo. Quindi no, però a riconoscere c'è stato... quando è uno sguardo No, però c'è stato, guarda Deborah, è stato sguardo, distolgo, riguardiamo entrambi, quindi quando c'è stata la conferma la seconda volta, io ho detto ciao, vivi qua. Sì, consideriamo sempre che comunque incuriosisce una un persona caso. Che parla da sola col telefono, quindi ecco, capiamo questo che tipo di sguardo è preso. Però rientra nella pavoneria, secondo me. Cioè, nel senso, comunque, averti qualcosa che ti distingue, ti fa un po' emergere dal... delle persone che stanno ridendo di me adesso in questo momento, seduta al tavolino c'è lo schermo mio che si sbaglia, si spende il mio schermo evidentemente. Okay. È un problema di cavo, vabbè, comunque voi mi vedete, mi sentite, quindi bene. Comunque, dai, tutto sommato, nonostante la fatica iniziale, come ti senti ora, Miking? Come ti senti? Beh, adesso che abbiamo quagliato, comunque che abbiamo, tra virgolette, fatto il nostro obiettivo, allora sento che c'era un margine per osare un pelo di più. Si poteva anche tentare magari un bacio con una delle ma due. Ma cosa però... dici? Ma che bacio? Ah, sì, ma che bacio? Io mi sarei buttato. Io ti giuro, ma sarei ti arrivava uno sciafon, ti arrivava. Ma tu che dici? Bacio? No, secondo me... Di più pensavo che potesse essere... Ci vediamo anche più tardi, dopo cena o per cena, non il bacio dal nulla, cioè, tipo non c'erano invece lì bisogna, finché la persona non fa resistenza, ti dice comunque, ti lascia, diciamo, una certa disponibilità. No, mi dissocio, non sono d'accordo, ci deve essere qualche segnale. Cioè, è ovviamente fatto, come si dice, fatto in... con la complicità di entrambi, nel senso con l'atto di volersi bene, non con l'atto di morboso. Allora, Mike, allora io poi non lo so, e poi magari invece funziona anche in altri casi, ma secondo me no. Cioè, secondo me il tempo è importante, cioè il tempo della prima parola detta, il tempo del primo, dello sguardo, della... ci sono delle tappe che non sono obbligatorie, però ecco, il tempo è importante, quindi andare subito lì e baciare una persona non va bene, ma neanche andare subito lì e dire boh, parliamo, non va bene. Invece con è importante, quindi secondo me ti bruci delle possibilità se vai subito così di corsa. Secondo me, poi raga, ci siete? Cosa ne pensate del bacio? Ci stava o non ci stava il bacio in questo caso con le due ragazze? Un bel limone Indre. Sì. Secondo te poteva starci, però se non l'hai fatto in realtà secondo te non poteva starci. No, ma io dico, io a volte dico, cioè io, come per dire, abbiamo vinto 2-1, potevamo vincere 3-1, ci giocavamo meglio, un po' come dire, l'analisi. No, è un esempio per fare una metafora calcistica, no? Per dire, si poteva anche poter osare e raggiungere un traguardo ancora più. Però vabbè, io dico, come è andata, è andata tutto bene. Cioè... Però se tu pensi all'approccio di... per come è iniziata, di Patrizio, per come è finita... Attenzione ragazzi, tu, allora, salutiamo Patrizio. Ovviamente Patrizio, io non vedo l'ora di potermi confrontare anche con te su questi temi. È chiaro che, da quello che ho capito, tutto ciò noi lo vediamo in un video registrato. Quello che succede prima non lo vediamo. Vediamo soltanto quell'attimo lì, ok? Quindi magari... Allora, ecco, da YouTube uno non fa vedere magari tutti i vari tentativi che ci sono stati, perché sai, oppure... se di questa live mette... fai vedere solo Mike che si arriva, due tagli, metto le braccia così, hai capito che è già risolto, hai già fatto vedere Mike il grande seduttore, cioè capisci come cambia la percezione delle cose. Oppure dopo che parli 3 ore con una persona e dici, senti, o comunque quello che è, siamo su YouTube, ti va di fare questa cosa, è un gioco, una goliardata, te do dei soldi, non lo so, qualsiasi cosa, la convinci come vuole, e dice, ma sì, ma che me frega, tanto è solo un bacio, magari ci sta. Però ecco, non credo che sia davvero una cosa troppo immediata, fatta sul momento, però magari mi sbaglio, non credo. Vuoi fare due chiacchiere con un surfista? No, Miking, ma basta. Ti faccio tutti i complimenti del mondo. Rispondi! Ha risposto solo Titanius. Se quello che l'ha chiamata era il padre, se si buttava, secondo me un bacetto se lo guadagnava. Ah, Andreone credeva in te, Ma mai? Io anch'io credo. Vabbè, ragazzi, comunque è andata così. Io comunque facciamo così, tanto allora. Secondo questa cosa io le manderò un messaggino alle ragazze. Sì, poi ci fai sapere,
dire tipo ehi ciao, grazie mille per oggi, siete state stradisponibili e roba via, magari ci vediamo in acqua nei prossimi giorni per fare surf. Poi vediamo magari tra, lasciando una finestra temporale secondo me di 48 ore, non troppo perché dopo i tempi si freddano, provare a saltare fuori con un invito magari per questo fine settimana. Vintage Games Lover Gifted da Tier 1 sub 2 MK. E poi riaggiornarci il canale, Mike. Ti hanno regalato la grazie mille, io sono una zecca che parassita tutti i canali, si fa. Io faccio queste collab per avere gli abbonamenti gratis nei canali altrui. Hai capito, no, il monello che è il monellon. Comunque, no, però fa piacere, grazie mille. Deborah, quando vuoi possiamo fare una chiacchiera sempre, sia live che offline, ci siamo sempre a disposizione. Guarda, per farla. Io mi sono permessa di ridere anche, di giocare un Hai po', fatto di prendermi anche ma lo sai, io sono il primo che si mi mette in giro. Per il content. Assolutamente sì. Anche, dico, so anche fa la figura di quello che cringia e prende due di pick, va benissimo, cioè io è per il content, va più che bene. L'importante è che farlo con un po' di coscienza e dire ragazzi, non è che possiamo stare qua a fare morti di figa e continuare a... No, certo, l'idea di metterci lì, guardare se qualcuno poteva ricambiare gli sguardi, essere tanto interessato, perché non è impossibile che accada. Questa fretta mi fa sembrare come se già ti aspettassi un no. E questa è la percezione che ho avuto io personalmente. Quindi ci sarà forse un'evoluzione di questa cosa un giorno. Intanto pia carta e penna, che può essere sempre utile. E scriviamo una poesia qua sul tramonto. No, non lo so, una parola, una frase. Mi è venuto in mente questo. Ho sentito questa emozione. Non lo so. Prova, vediamo. Però devi sentire l'emozione. No, infatti ti dico, ma infatti una delle due me l'ha fatta sentire l'emozione dell'altra, la seconda che è arrivata, la Nighella. Che emozione ti ha fatto sentire? Lì secondo me c'era della disponibilità più rispetto all'altra, c'era in entrambe, cioè una ha fatto una faccia come per dire, mi tiro, sarei per fare un passo indietro, l'altra ha fatto quella faccia come per dire, secondo me, Tuo maschio italiano... Il maschio italiano, oh, e con questa speranza nel cuore. Comunque, tu i contatti li hai di entrambe le ragazze? Di entrambe, sì, mi hanno fatto follow sul canale. Fai il bravo con loro, comportati bene, e se davvero dovesse nascere qualcosa, rendicene partecipi. Certo, perché certo. Vogliamo sapere se questa cosa si digievolverà in una storia da mare. Vediamo che fine, che cosa diventa, vediamo. Non bruciare niente, cioè, capito, se adesso c'è questa simpatia, non esageriamo da nessuna parte in modo che tutto possa essere bello. Quindi Mike, aggiornaci assolutamente, ragazzi, seguitemi su Instagram per favore, che facciamo delle cose belle anche lì. E anche Mike, ovviamente, con uno shout out al suo canale, perché anche lui streama, e anche lui streama. Io vi ringrazio e ringrazio soprattutto Miking per tutto, soprattutto per i beats. Credo che abbiamo fatto un tanti beats, però ce l'ho qui il counter. No, abbiamo fatto metà, quindi non c'è nessuna canzone. Oggi nessun Jukergo Box, mi dispiace. Però domani sera ci tengo a dire, caro Miking, venerdì, domani abbiamo ospite una criminologa. Ok. Molto, si molto parlerà di crimini. Parleremo di che cos'è il profiling, idea? Di come si fa il di un killer, di un serial killer. Sarà interessantissimo. La live comincia alle ore 18, ci sarà un'introduzione fatta da me e poi ci raggiunge l'ospite alle ore 20. Mi raccomando, ci tengo tanto, lo sapete, quando sono in live la sera con gli ospiti è sempre molto, molto bello condividere queste cose con voi. Mike, grazie di tutto, è stato davvero divertente. Grazie mille a te. Deborah, un bacione, un abbraccio, se vuoi passare di qua in vacanza scrivimi. Magari. E basta, tanto andiamo ti pigliare un volo insieme. Poi. Guarda, secondo me potremmo essere un bel duo, specialmente, oppure valutarla un rimorchio serale. Fare dei rimorchi Vediamo. Serali, secondo me. Va bene, l'unico paletto è che non ci provi con me, poi va bene tutto. Comunque ti saluto, facciamo partire il ride. Ragazzi, grazie a tutti. Bacioni. Ciao, buon proseguimento. Ciao. Raidiamo, chi raidiamo? Rimanete per il raid, scriviamo in chat un saluto da Ergosia, dai. E ci vediamo domani alle 18 qui sul canale con una live sulla criminologia. Spondete! Oggi è stato particolarmente goliardico. Sì, fate come volete, andiamo. Ah, va bene, lo faccio io. Oh, ragazzi, andiamo da Patrizio. Rimanete assolutamente, è perfetto come ride.
Let's go tutti a scrivere a Patrizio, un saluto d'Argosa. Hai già un ride in corso. Pronti via, l'avete fatto voi alla fine? Mi sa di sì. Bella, ciao raga. Adesso, ma questo è uno stagno, non è un lago. Lekin o 70 minut andar oynayın. Amerika'da. Siz bende 70 minut andar oynayın.